benvenuti tutti coloro che sono qui stamattina, benvenuti Confindustria. Il fatto che venga in Confindustria la Fondazione Archimede, che è un soggetto che rappresenta la cultura ai massimi livelli, dell'idea che Confindustria lo è stata, sempre portatore di cultura, tecnica e scientifica, ma non viene percepita oggi in questo contesto come tale. Gli archeologi, e ce n'è qualcuno qua stamattina, da sempre vedono la parte, tutta la parte della genesi umana, la studiano nelle sue componenti. Ma credetemi, quelli che prima erano dei miseri artigiani che facevano delle piccolissime anfore, il soggetto più studiato dal mondo dell'archeologia, non venivano recepiti come dei soggetti, diciamo, al vertice della catena delle popolazioni. Però oggi quei soggetti vengono studiati più dei guerrieri. I guerrieri vichinghi vengono studiati più di altri perché le loro armi erano più affinate. Cosa significa questo? Vi porto degli esempi che Confindustria non è estranea al mondo della cultura, anzi è parte integrante e protagonista più di altri settori, perché è colei il quale parte da il benvenuto all'essere umano e attraverso il lavoro gli crea quella dignità per permettere di vivere. Ragione per la quale io sono ben contento se stamattina siamo qui seduti nella sala San Formaggio di Confindustria, e ne approfitteremo anche per, attraverso la declinazione dei relatori, l'esposizione del loro pensiero, anche vedere come le best pratiche che noi porteremo qui, come vedete, dei pani, dell'orzo, dei grani. Qui abbiamo un macinino che è stato un esempio lampante ad Expo, che ha visto il pianeta Terra vedere la Sicilia al centro del Mediterraneo e non solo, del Made in Italy, come si è voluto. Ecco, attraverso queste esposizioni noi daremo una figura della parte culturale, tangibile e soprattutto intangibile, cioè un qualcosa che non si tocca. Parte di oggi viene chiamato storytelling. La Sicilia è nella massima espressione sul pianeta Terra, non c'è un concentrato territoriale come la Sicilia che ha dato i natali a tutta una stratificazione dell'essere umano. Questi sono dei dati oggettivi che noi abbiamo ereditato e dobbiamo saper far sapere. Il nostro contesto è che non sappiamo far sapere. Dobbiamo scrollarci di dosso questo modo di agire, di essere dei piagnucoloni, e dire quanto noi abbiamo ereditato, né più e né meno. L'esempio che io ho portato stamattina è l'esempio dei grani antichi, è un nomignolo che ho ieri, ma vi abbiamo ripreso un percorso, non abbiamo ereditato nulla di nuovo. Oggi tutti si battono i pugni sul petto, ma abbiamo ripreso un percorso, non è stato inventato nulla, per cui la cultura l'ha fatta da padrone, per cui io vedo di non molto bene, un pochettino di più, il fatto che oggi la Fondazione Archimede sia qui seduta a fare un convegno in questa sede. Grazie ancora, do la parola a Di Mario. Buongiorno a tutti, ringrazio Franco Vescera, presidente della sezione agroalimentare di Confindustria, per averci ospitato qui stamattina. Solo brevemente, per spiegare un po' a chi non la conosce, cos'è Fondazione Archimede, perché stamattina siamo qui. Fondazione Archimede è una fondazione di partecipazione, costituita sostanzialmente da dei soci pubblici e privati. I soci della Fondazione Archimede sono l'Università degli Studi di Palermo, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, quindi la provincia, e alcune scuole ed enti privati.
opera nel settore dell'istruzione secondaria superiore. Sostanzialmente cos'è l'istruzione secondaria superiore? All'interno delle qualifiche europee esistono già delle esperienze simili in altri paesi dell'Unione Europea. Nel 2008 anche il legislatore italiano recepisce sostanzialmente quello che avviene a livello formativo in Europa e costituisce queste fondazioni che erogano dei percorsi formativi che si incardinano nel livello 5 delle qualifiche europee. In Italia i soggetti che erogano alta formazione, quindi nel livello 5 delle qualifiche europee, si chiamano, con l'acronimo di ITS, come vedete anche voi lì, che sta per Istituti Tecnici Superiori. In altre parti d'Europa ovviamente si chiamano in maniera diversa. In Italia ce ne sono 100 di queste fondazioni, in Sicilia 5. Se la slide va avanti. Ok, ce ne sono 5 che operano in 6 aree tecnologiche che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2008 individua, e Fondazione Archimede sceglie di operare nella quinta area, che voi vedete si chiama Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turismo. Ci sono 5 fondazioni in Sicilia, Fondazione Archimede è l'unica che opera nella quinta area, quindi quella relativa ai beni culturali e turismo. Ovviamente nel nostro territorio vi è la scelta di operare nell'area quinta viene dettata dal fatto che il nostro territorio, ovviamente sappiamo tutti, essere a forte vocazione turistica. Fondazione Archimede opera all'interno di questo settore declinando vari interventi e varie figure professionali. Una è quella che vediamo oggi, quella di cui parliamo oggi, quella relativa al settore dell'enogastronomia. Un'altra è quella relativa alla valorizzazione dei beni culturali. Noi sappiamo, proprio dove ci troviamo adesso, qui sotto ci sono perlomeno 3.000 anni di storia. E quindi uno degli elementi che spingono i visitatori turisti a venire a visitare il nostro territorio è senz'altro la fruizione del patrimonio archeologico, architettonico che abbiamo intorno. La presenza di questi relatori serve un po' anche a legare questi aspetti, lo vedremo, aspetti che a volte possono sembrare anche un po' distanti. Ci sarà in particolare il dottore Sandro Billi, che inizierà la relazione, che è un esperto in management del turismo enogastronomico, il dottor Salvo Chilardi, che è un bioarcheologo, che ci spiegherà i legami stretti, le connessioni che esistono tra archeologia ed enogastronomia. Poi ci sarà Carmelo Maiorca, che sicuramente tutti conoscete, vicepresidente di Slow Food Sicilia, e infine Alessio Valenti, che rappresenta il comune di Lentini e il vice sindaco, con il quale abbiamo in atto un partenariato, proprio perché il comune di Lentini è un territorio che ha una vocazione molto importante sotto il profilo enogastronomico. Adesso io, visti i tempi, si sono un po' dilatati, non mi dilungo e do direttamente la parola a Sandro Billi. Grazie. Allora, buongiorno, io sono Sandro Billi, come ha presentato il direttore, mi occupo di marketing del turismo, fra i quali ovviamente la parte enogastronomica è una parte importante, specialmente quest'anno che è l'anno del turismo enogastronomico e di altre declinazione dell'enogastronomia. Beh, ormai ci hanno scoperto che la Sicilia e la Toscana sono le regioni per le quali la PIL e il richiamo enogastronomico è più forte, quindi dobbiamo da una parte darci da fare e dall'altra vedere come darci da fare nel miglior modo possibile. Diciamo, oggi vi farò una relazione che va un pochino a toccare quelli che sono alcuni dati, alcuni numeri e qual è l'approccio che stiamo individuando per quanto riguarda proprio il discorso
del marketing legato alla, all'enogastronomia, delle nuove tendenze, delle tendenze del turismo, bene o male. La cucina è uno degli aspetti che più è associato all'Italia, cioè quando si va a chiedere in giro per il mondo anche il brand index vede le caratteristiche di tutti i paesi. Bene, la cucina e il cibo è uno degli aspetti che maggiormente viene associato alla, al nostro paese. Il 25% delle persone fa questo collegamento, che ovviamente è molto importante come, come elemento di richiamo. Il cibo ed il vino sono citati dal 48% degli intervistati, sono il principale il valore aggiunto per effettuare una vacanza in Italia. Cioè quando gli si dice, si chiede in giro per il mondo qual è la discriminante a parità di richiamo, a parità di cultura per venire in Italia, il 48% degli intervistati dice che il cibo è uno dei principali valori aggiunti, e questi sono dati ovviamente importanti. Il 50% degli italiani e il 49% degli stranieri, più o meno lo stesso valore, ci dice che indicano l'enogastronomia come principale motivo della loro visita in Italia. I principali mercati stranieri per quanto riguarda il turismo del food and wine sono Francia, Germania e Regno Unito. 13,7 milioni di italiani hanno fatto nel 2016 una vacanza o una gita giornaliera in località celebri per l'enogastronomia. 16 milioni hanno partecipato ad eventi, sagre e feste locali collegate al vino. 16 milioni sono una bella fetta di quello che è la, la popolazione italiana. Il giro d'affari complessivo è circa tra i 2 miliardi e mezzo e 3 miliardi, con prospettive di crescita per gli anni futuri, per il 2017. Bene, invece cosa fa il turista quando è in vacanza? Il turista quando è in vacanza per il 60% vorrebbe fare corsi di cucina o fa corsi di cucina, per il 10% queste sono le attività legate al food, no? Quando si parla di attività legate al food il 60% sono corsi di cucina, il 10% sono musei, il 78% sono partecipazione a eventi e sagre, il 58% sono la visita ai mercati, il 50% sono visite a produttori e commercio e il 65% sono escursioni. Quindi quando parliamo di turisti, di soggetti interessati al food, molto interesse sono gli eventi sacre, molti interessi lo destano i corsi di cucina. Come si promuovono quelli che fanno il turismo dell'enogastronomico, gli altri soggetti, i potenziali competitor? Bene, 50% fanno pubblicità, pubblicità vuol dire sul media di massa, 65% organizzano eventi o partecipano a eventi, il 30% hanno blog, il 55% hanno website, il 55% si promuovono attraverso produttori e commercio e il 45% attraverso guide turistiche sul, sui prodotti. Quindi sono sempre, è una distribuzione abbastanza, abbastanza omogenea, è sempre alta la pubblicità, ma sono sempre alti gli eventi, cioè se noi colleghiamo questo 65%, questo 78% vuol dire che l'evento e la sagra è uno degli elementi principali che attualmente sono utilizzati per promuovere il turismo del food and wine. Bene, entriamo più nella, nella sostanza. Allora, stiamo parlando di turismo. In realtà noi sappiamo che non esistono definizioni di turismo, ma esistono definizioni di turista. Il turismo, a me piace dire che in realtà non esiste, ora ovviamente è una metafora, però in realtà non esiste un settore turistico, perché il settore turistico è fatto da tanti servizi diversi. Qualcuno, ovviamente la base è l'ospitalità e la ristorazione, poi ci sono tanti servizi accessori che rientrano anche in altre catene produttive. Infatti la definizione di turismo non si riferisce al prodotto, la definizione di turismo si riferisce all'attività di persone che si muovono sul territorio, sono quelle persone che
dormono fuori di casa più di una notte, meno di un anno, eccetera, 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 però è sempre quello, cioè la persona che viaggia e soggiorna. Quindi turismo è quasi più una grandezza statistica, una unità statistica che non una cosa, che non un comparto produttivo. È sicuramente un insieme di attività economiche che danno un certo risultato. Però quello che volevo fare notare è che in realtà la definizione è legata all'attività, no? Sono persone che si muovono. Questo movimento ha una sua motivazione. Quindi il discorso fondamentale del turismo è il fatto che esista una motivazione a spostarsi. Motivi, cause e fondamenti del lasciare la propria abitazione normale, abituale. Quindi, perché un turista si muove? Cioè, chiediamoci basilarmente questo, no? Perché si muove? Si muove perché può fare una cosa che non può svolgere nel suo luogo di residenza perché non esiste, cioè quando andiamo a sciare da Siracusa o da Firenze anche andiamo a sciare perché qui la neve non esiste e quindi se vogliamo sciare possiamo soltanto andare da un'altra parte. Oppure lo facciamo per svolgere un'attività in maniera più utile e soddisfacente. Una persona che sta a Francoforte può andare in bicicletta vicino a Francoforte, ma se ci va ora in questo periodo lì c'è freddo e nebbia, si viene da noi, c'è caldo e si sta bene. Quindi c'è una utilità maggiore di fare una cosa fuori dal proprio posto di residenza. Il turismo è legato anche a dei confini geografici mentali e questo bisogna stare attenti perché stanno cambiando. Quello che si faceva, che si fa ora, non si faceva 10 anni fa, perché noi ora possiamo pigliare un qualsiasi volo low cost e andarci a fare dei fine settimana da qualsiasi parte d'Europa, bene o male. 10 anni fa non c'erano i voli low cost e lo spostarsi costava molto di più. E questa è un'evoluzione che dobbiamo avere ben chiara, cioè il prodotto può essere anche un fine settimana a Siracusa venduto sui mercati di Milano o sui mercati di Firenze o sui mercati d'Europa. Bene, quindi entrando nell'ottica della motivazione, si vede che le motivazioni spesso sono legate ad altri mercati. Ad esempio, lo sciare può essere legato al motivo sport. A me piace fare sport, lo faccio meglio da un'altra parte o mi dà più soddisfazione da un'altra parte rispetto a dove abito, e quello quindi è una motivazione a muovermi e alla fine fare turismo. Visitare una città è conoscenza e cultura. Io voglio arricchirmi culturalmente, vado a visitare un museo. Shopping è legato al commercio, l'enogastronomia è legata alla produzione di cibi e bevande, cioè il turismo enogastronomico è legato alle cantine, alla produzione del vino, cioè sono loro alla fine che devono farmi il prodotto, che possono farmi un pezzo di prodotto, e non solo loro, ma questo lo vediamo più avanti. Quindi molte volte il turismo, o spesso, o quasi sempre il turismo, si scontra con altre filiere, è lì che bisogna fare poi sistema in rete, non è solo una rete all'interno della ricettività o della ristorazione, ma una rete che deve essere trasversale e intersettoriale. Infatti noi lo definiamo di solito ecosistema turistico. In ogni modo, quando noi facciamo un prodotto, ora è chiaro che sembra una parolaccia perché parlano tutti di esperienza, perché ormai è tanti anni che parla di esperienza che esce dagli occhi, però è reale, cioè cerchiamo di sistematizzare questa definizione di esperienza, non mettiamola soltanto lì come aggettivo perché bisogna fare un'esperienza col cuore in mano eccetera eccetera, ma non sappiamo cos'è un'esperienza. Vediamo, andiamo a capire che cosa può essere un'esperienza, e si parla dell'esperienza. Allora, esperienza non è intrattenimento, non è soltanto divertimento, esperienza vuol dire coinvolgere ed arricchire, cioè generalmente nella terminologia degli studiosi di esperienza la parola arricchimento, la parola memorabile, sono parole che si trovano spesso, perché noi dobbiamo fare un qualcosa che resti impresso nella mente, che arricchisca. Allora, secondo gli esperti, l'esperienza è una forma distinta di offerta, cioè una cosa è fare un servizio, una cosa è fare un'esperienza. E questo, tutto il mercato si muove così, se tutto diventa spettacolo. Tutto sta cambiando. Se noi pensiamo anche alla ricettività, no? La ricettività, siamo passati da tanto tempo fa che esistevano i grand hotel in tutti i posti e poi erano tutti uguali, quello che trovavo a Nizza, quello che trovavo a Bazia, quello che trovavo a Taormina, erano grand hotel, bene o male, quello che importava era che fossero grand hotel.
E ora sta tutto cambiando, perché si va negli alberghi, sono tutti brandizzati oppure legati a interessi, l'Art Hotel, l'Ice Hotel, l'Hotel sotto il mare, eccetera, eccetera. Quindi vedete come sta assolutamente cambiando il concetto e il motivo dello spostamento. Ci sono alberghi che sono fatti per diventare essi stessi posti di attrazione, cioè, non mi ricordo il nome, quello di Amsterdam, che tutti vanno a fotografare perché è tutto strano. È un mercato che sta globalmente cambiando, e sta cambiando proprio per quel principio della facilità di spostarsi. Come si deve approcciare un prodotto esperienziale? Un prodotto esperienziale lo dobbiamo approcciare, mentre prima si faceva attenzione alla fase delle decisioni dell'acquisto, quindi al meccanismo che ci portava a comprare, attualmente bisogna stare attenti al momento in cui il turista consuma, nel momento in cui fa la sua esperienza. Ovviamente è un prodotto un pochino particolare, un pochino diverso dagli altri, perché sono prodotti prolungati. Un turista che mi sta una settimana o 15 giorni su un territorio ha un consumo prolungato del suo prodotto, quindi può essere bene o male contattato e banalmente gli si può vendere, se vogliamo vedere l'aspetto economico, gli si può vendere più cose durante la sua permanenza sul territorio. Per vendere più cose bisogna fargli sapere che queste cose esistono e succedono, quindi la comunicazione e l'informazione anche quando è sul territorio per un turista è assolutamente fondamentale, con tanti giochi che ci possiamo inventare sopra e che ora non abbiamo il tempo di approfondire. Quindi bisogna passare dall'attenzione al momento decisionale, perché il vecchio marketing ci faceva, il vecchio nuovo, un certo tipo di marketing ci fa tutta una sequenza di acquisto. Ora bisogna passare a un'attenzione a quando invece si consuma, alle modalità di consumo. Ora avere e consumare bene vuol dire comunicare, cioè se io vi dico non ho la televisione a casa, voi non pensate che sono un poveraccio che non me la posso comprare, pensate che sono un fricchettone diverso che fa diverso a tutti gli altri, che non c'ha la televisione e che vuol fare lo speciale. Perché? Perché il mio non consumare televisione è un modo e un messaggio che comunico. È il consumo e non l'acquisto che consente le emozioni, sensazioni e divertimento. Ora qui qualcuno dirà, no, ma io mi diverto a fare shopping, ci vado tutti i fine settimana, ma anche quello è diventato un'esperienza, perché fare shopping vuol dire entrare nei negozi, vuol dire provare, sentire la stoffa, magari anche provarseli per il solo gusto di provarseli e non si vogliono comprare. Ci sono i negozi di sport dove c'è il campettino dove si può provare, che ne so, la pallacanestro, a volte c'è il campione con il quale provare a giocare, eccetera, eccetera. Quindi anche il comprare è diventato un'esperienza. Quindi è importante studiare quelle che sono le fasi di consumo. Quindi, mentre nel marketing tradizionale c'era una serie di fasi che erano la cognitiva, quindi la presa di coscienza di una voglia o di un bisogno, chiaramente parlando di turismo è più bisogno, io non ci credo a quelli che mi dicono che il turismo è un bisogno primario, c'è altre cose che sono bisogni primari, però c'è la voglia che, grazie al cielo, nella nostra situazione ci possiamo permettere o viviamo in un sistema che ce lo può permettere. Poi la seconda è gli interessi, quindi come soddisfare il bisogno o la voglia, poi la valutazione di tutte le opportunità che ci possono essere, dopodiché la scelta, dopodiché c'è la fruizione, dopodiché c'è un'ultima fase che è assolutamente importante, che è la diffusione. Ricordatevi che il viaggio non finisce quando si torna a casa, il viaggio continua per tutta la vita, i viaggi che vi sono rimasti in mente e che vi hanno dato emozioni. Succede che si incontra le persone per la strada e lì si dice, parlandogli si comunica che andiamo a fare un viaggio, non so, a New York, e l'altro dice, New York è bellissimo, c'è quei posti, c'è quell'altro, ma però costa così, ma però costa cos'ha, e dice, ma te ci sei stato? Sì, quando? 15 anni fa. Perché gli è rimasto nella testa, eh? È il viaggio bello, il viaggio importante, un viaggio che resta nella testa. Quindi, nella ottica esperienziale, mentre il viaggiatore si muove a tre fasi, fa tre cose. Una è il sensing è entrare in contatto con la realtà che lo circonda,
entrare in contatto con la realtà che lo circonda vuol dire essere informato di quello che succede, vuol dire mettere in moto quelli che sono i suoi ricordi. Cioè un viaggiatore è legato a quello che gli si fa vedere qui, ma è legato anche a quello che ha visto in televisione, dai libri che ha letto, dai film che ha guardato. D'altronde sapete meglio di me che il turismo legato ai posti di Montalbano è attualmente un turismo importante per la Sicilia. E perché? Ma tutto quello che il turista lega ai posti di Montalbano è quello che gli è stato veicolato dalla televisione. Vero o falso, ma il messaggio è stato questo. Chi è più acculturato ha letto libri ben più profondi sulla Sicilia e la sua immagine della Sicilia è totalmente quella, a partire da Sciascia, eccetera, eccetera, che è una Sicilia che forse non esiste più, ma però per molti la Sicilia è quella ancora. Quindi il sensing è il mettere in moto tutti quelli che sono i riferimenti cognitivi del posto. Lo sharing è il condividere, lo stare sul posto. Stare sul posto vuol dire interagire con le persone, vuol dire parlarci, vuol dire seguire degli itinerari, vuol dire avere informazioni, vuol dire essere guidati. Essere guidati sulle differenze. Questo è un argomento che attualmente stiamo affrontando abbastanza, l'essere guidati sulle differenze. Ad esempio, negli alberghi la tendenza è quella di meccanizzare tutte le parti burocratiche, per esempio fare il check-in attraverso una stazione, non che non ci sia più la persona a fare il check-in. Cioè voi arrivate in un albergo, trovate una macchinetta per fare il check-in, ma è trovata accanto una persona seduta a un tavolo e non dietro a un bancone, per dare informazioni e indicazione, che può essere sì l'aiuto a fare il check-in con la macchina se non l'avete già fatto dal cellulare, però contemporaneamente dà informazioni sull'albergo, sulle possibilità che offre, su quello che c'è da fare sul territorio. E per questo bisogna conoscere chi abbiamo davanti, perché a un cinese, a un giapponese, a un arabo io devo dare indicazioni diverse rispetto a quello che si può fare in un posto. Gli devo vendere cose da fare sul territorio, se vogliamo essere banali. È chiaro che noi parliamo di tutto questo perché alla fine siamo gentili, siamo ospitanti, ma alla fine il nostro obiettivo è creare un sistema commerciale. Perché d'altronde, se no perché dovremmo pagare l'overtourism o il condividere a Piazza del Duomo voi e la Piazza del Duomo noi con migliaia di persone se non ci fosse un ritorno economico? Ce lo terremmo per noi dove ci si starebbe più là, fondamentalmente. E quindi questo è assolutamente importante. Però lo sharing, quindi l'interagire con le persone, lo spiegargli le differenze, il fargli capire il territorio è un'altra cosa molto importante. Poi c'è il performing, che è la parte pratica, che è comprare il biglietto, salire sull'autobus e il salire sull'aereo. E queste sono le tre attività che dobbiamo sapere e conoscere per dare un'assistenza o fare un prodotto abbastanza, per fare un prodotto esperienziale. Andiamo avanti, vabbè, queste sono le tre attività. Per il sensing che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare attenzione di, ad esempio, generare informazioni, ma tutto questo va anche raccontato in maniera giusta, perché dobbiamo generare un senso di scoperta. In fin dei conti, quali sono i posti che sono più esperienziali? I posti più esperienziali sono Disney World e cose assimilate, perché lì l'hanno costruite da zero e le sanno costruire. Lì una sorpresa ve la fanno, perché voi camminate per la strada, a un certo punto spunta Topolino e i bambini, ovviamente, ma un po' anche i grandi, si emozionano perché hanno visto Topolino. E lì hanno creato un percorso. Le arti teatrali e dello spettacolo sono molto importanti per creare cose come questa qua, come la scoperta, come la messa in scena. Quando si parla di esperienza si parla di messa in scena di qualcosa, e vanno un pochino studiate anche così, perché anche questo aspetto di scoperta è importante. Cioè, una persona che viene per la prima volta a Siracusa e si affaccia sulla Piazza del Duomo è una bella botta, è una bella scoperta, è una bella messa in scena. Poi quella ce l'hanno fatta, fortunatamente ce l'hanno lasciata, però bisogna studiare cose che siano così. Si arriva nelle periferie della città, delle nostre città, che sono pesanti, ma anche da noi, cioè, se voi venite a Firenze, quelli del centro, non è, è molto spesso brutta. Per la sharing bisogna sviluppare il rapporto con il luogo, rapporti con i fornitori di servizi, no? Sviluppare il rapporto col posto, aiutarlo,
e performing sono i compiti operativi. Poi ci sono le pratiche di consumo che noi dobbiamo sapere. Esistono dei rituali di consumo, ad esempio, che ne so, l'aperitivo. I milanesi vanno a prendersi l'aperitivo. E noi queste cose dobbiamo saperle perché dobbiamo offrirgliele in qualche modo. Vabbè, andiamo avanti, saltiamo un minutino. Bene, questa è il finale di tutto, no? Quando si parla di esperienza, di che cosa si parla? Si parla di due variabili, uno è il coinvolgimento e l'altra è la partecipazione. Il coinvolgimento che può andare dall'immersione, se noi pensiamo l'immersione è una pallina di gomma, la mettiamo nell'acqua, si bagna di fuori ma il resto rimane asciutto. O l'assorbimento, se buttiamo la spugna si bagna tutto. Partecipazione che può essere passiva o attiva. Quindi questi sono i quattro reami che Pine e Gilmore hanno identificato nell'esperienza e sono l'intrattenimento dove c'è un alto assorbimento ma una partecipazione passiva che può essere andare a vedere un bello spettacolo a teatro, noi stiamo seduti ma ci prende, si piglia parte. Visitare un museo, il museo tradizionale è un elemento che a livello di esperienzialità per chi non ha partecipe o particolare attenzione può essere basso, perché lì c'è, vedi passi, vedi quadri e li vedi, basta, se non hai un qualcosa in più che te lo spieghi. Poi c'è la fuga, e fare in contesti speciali, tipo andare in bicicletta in Sicilia o in Toscana è una fuga, perché c'è una, sono attivo perché faccio la mia cosa che è il ciclismo. La cosa di più grande esperienza è acquisire, interagire, apprendere. L'esperienza più grande per un turista può essere quella di visitarsi un posto da solo e di stare due settimane in una casa, cioè stare due settimane in una casa a Ortigia a fare la spesa, a parlare con le persone, andare, è l'esperienza più grande che un turista possa fare. E questa teoricamente la possiamo costruire in qualche modo con certi prodotti adatti, però quello è il massimo dell'esperienza. Però tutto questo è chiaro, se noi dobbiamo andare a interagire con chi gli piace il vino, per lui può essere una fuga, perché noi gli facciamo bere il vino che beve anche dove abita, perché lo può bere anche lì, ma lo facciamo bere in un contesto speciale. Quindi quello, se io devo pensare al turismo enogastronomico, lo metterei in quel quadrato in basso a destra, quello che si chiama fuga o spesso viene chiamato escapismo, il fare in contesti speciali. Questa cosa che stai bevendo nell'oneoteca a Francoforte, se lo bevi di fronte a un baglio in Sicilia è tutta un'altra cosa, ma perché è veramente tutta un'altra cosa, non è che ti l'inventi, no? Devo fargli capire che è veramente tutta un'altra cosa attraverso la comunicazione. Rapporto fra turismo e gastronomia, ci sono, di quale prodotto stiamo parlando in realtà, perché anche qui gli incroci sono tanti. Da una parte può essere un elemento di richiamo, i grandi mari, i grandi vini sono una cosa che ci fa conoscere un territorio, Chianti, lo champagne, noi sappiamo, andiamo, gli stranieri vengono a visitare il Chianti che hanno conosciuto ovviamente attraverso le bottiglie che gli abbiamo esportato. Sì. Quindi da una parte è elemento di richiamo, persone che vengono qui apposta per questo elemento. Molto spesso sono associati anche a panorami, che vengono qui perché sanno che sono in un contesto particolare. Voi vedete che là invece diventano anche elementi di curiosità, familiarità e richiamo. Cioè, c'era un mio vecchio amico e professore che parlava sempre di esportare il turismo. In realtà cosa vuol dire? Vuol dire esportare l'elemento di richiamo. Cioè non tutti possono salire su un aereo, o perlomeno, quando uno è salito su un aereo, è venuto in Sicilia, c'è stato bene, ha mangiato bene, quando torna a casa sua io devo poter continuare a mettere a frutto economicamente tutto quello che lui ha preso come buono. Quindi andare a vendergli là, che sia attraverso internet, o che sia anche in maniera fisica. Mercato metropolitano è Londra questo, e voi vedete quei pallini sopra rossi, sono la distribuzione di quelli, se io metto, e saranno sicuramente una parte, se io metto ristorante Sicilia su Google a Londra, mi vengono fuori quelle palline lì.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io esporto la mia tipicità, vuol dire che questa tipicità mi dà economia continuamente in maniera continuata. Io interagisco con delle persone, le persone comprano quando sono qua e comprano anche quando sono sul territorio. Questo ancora, a Casa Manolo il prosciutto che diventa un mezzo per promuovere la Spagna. Probabilmente chi va a pigliarsi il prosciutto a Casa Manolo viene invogliato ad andare in Spagna. Questo invece è l'incontrario: quando sei sul territorio, questa è Amsterdam, quando sei sul territorio questo diventa valore aggiunto. Questi sono negozi bene o male di formaggio olandese, che è molto buono, ma rispetto a quelli che abbiamo in Italia è una quantità, è una varianza assolutamente minimale. Ecco, un pezzettino così fa sì che sia un formaggio in più, noi abbiamo una quantità tale che però va venduto, va fatto conoscere, va brandizzato, va, e ci si può collegare anche molti prodotti. Ora questo non so se parte il mercato centrale di Firenze, al mercato centrale di Firenze, che era un vecchio mercato di questi come c'è anche chi si lavora, poi più piccolino il nostro è un po' più grande, al secondo piano è stata fatta una food square, nel senso, sì, nel senso che che è stato fatto una certa, se tutto intorno sono state fatte dei posti dove ci sono dove fanno mangiare le varie cose diverse, c'è chi fa anche la pizza, ma c'è chi fa il lampredotto, c'è chi fa che vende il vino, c'è chi fa il gelato, dove turisti, perché qui ci vanno solo i turisti. Noi ci siamo andati a quando l'hanno aperto, dopodiché abbiamo visto che c'erano troppi turisti, che abbiamo lasciato a loro, però lì trovate tutta una serie di prodotti tipici dove vi assicuro non si trova posto, ma non è che ci sia quattro tavole, cioè sarà 400 di tavole e non si trova posto, cosa assolutamente interessante per quanto riguarda quello sopra. È un'altra, cibo buono italiano, il discorso italiano è collegato al cibo, quello è il Picchi, non so se lo conoscete, il famoso cuoco fiorentino che ha messo questo cibo. Vabbè, questo è la Biennale Enogastronomica, la Biennale Enogastronomica fatta a Firenze è un elemento di richiamo. Questo fa sì che legato al cibo, perché si sa che in Toscana è importante per il cibo, ci sia, diventi un evento che mi attira il turista e non solo il compratore, no? Il turista me lo attira. Questo invece ve l'ho levato perché poteva farvi male, questo invece è un blog, questo è successo qui in Sicilia, a Caltagirone, dove ero con una blogger sarda e lei in 3 minuti si è costruito questo, c'era il ristorante e si è costruito questo pezzettino. Questa è la comunicazione del cibo, una semplicissima comunicazione del cibo, però è molto forte.
è molto semplice, però vedete come, come vi comunica. In pratica lei ha preso la sua telecamerina e è andata a farsi questa ripresa, ovviamente lei è una che parlerebbe anche con i muri e si è riuscita a fare questa costruzione. Vabbè, ve la levo per intanto. Questa è un'altra iniziativa che è stata fatta in Toscana, dove per favorire la conoscenza, secondo me l'avete fatta anche qui, c'è qualcosa anche qui, per favorire la conoscenza dei ristoranti, non quelli principali, non quelli stellati, ma per diffondere sul territorio, c'era uno scambio di cuochi fra ristoranti in modo da portare le conoscenze dei vari territori e distribuirle in regione. Questo si chiama Vetrina Toscana a tavola, è stato il primo pezzo. Ora la stiamo declinando legata alla Via Francigena. Però vedete, per esempio, il food può essere un ottimo strumento per portare il turismo all'interno o nei posti meno famosi, no? Cioè andare a mangiare nel borgo o nel paese, c'è cioè il suo fascino, però tutto questo va messo a rete. Lo stesso nei paesi che si stanno spopolando, basterebbe che il piccolo alimentare potesse anche servire al tavolino, e questo purtroppo non sempre si può, perché poi cambia da comune a comune, da posto a posto. Piccolo alimentare con due tavolini che ti serve il cibo tipico locale, già creiamo un'economia, già creiamo la microeconomia che può essere legata con il turismo, e qui basta mettersi d'accordo, basta fare rete, basta mettere su un brand, un nome, un protocollo, e poi si può fare. E questo porta la gente al giro e sviluppa il prodotto tipico. Questa era un'iniziativa invece che è stata fatta qui in Sicilia, era territorio del vino del gusto, era un progetto speciale del Ministero del MIBACT, e era fatto dalla Sicilia insieme alla Sardegna con quattro azioni, quindi azioni di sensibilizzazione, di valorizzazione, di promozione alla commercializzazione e di promozione generale. In pratica anche qui era, l'obiettivo era creare un brand, un richiamo. La prima cosa che è stata fatta è stata la sistematizzazione degli eventi, quindi un calendario degli eventi. Poi è stata fatta animazione territoriale, laboratori del gusto, del quale ci parleranno, fatti insieme a Slow Food, formazione degli operatori, convegni tecnico-scientifici, e poi ci sono state anche formazione territoriale, e poi microeventi, promozione a sostegno della commercializzazione, quindi spot, e poi per ultimo è stata fatta un discorso di incontro con gli intermediari. Ma anche questo è molto importante, facciamo un volo, fu fatto anche il treno del vino e del gusto. Altre cose interessanti che avvengono. Ecco, questa per esempio, in Viaggio tra i Filari, è un'iniziativa di un ristoratore palermitano, amante del vino, che ha comprato un pulmino Volkswagen, prima l'aveva fatto in Vespa, ora ha comprato un pulmino Volkswagen e promuove tutte quelle che sono, attraverso il suo blog, tutte quelle che sono le principali, quelle che lui ritiene più importanti iniziative rispetto al vino, ma non di quello di diciamo a livello buono ma più artigianale. Ritornando alle tecnologie e ritornando all'esperienza e alla vendita, un'altra cosa interessante è come venderlo questo turismo legato al vino, perché il discorso è sempre dove troviamo le persone interessate al vino. Dobbiamo pensare anche a nuovi canali di vendita, cioè se noi vendiamo il turismo food attraverso le agenzie di viaggio non ne vendiamo molto, perché è un turismo un po' di nicchia, e quindi ci vuole l'esperto che te lo venda anche. Noi stiamo studiando il modo di associare la vendita, l'esportazione a un flusso di turisti che venga sul territorio. Noi stiamo studiando un metodo per il quale io ho dei tablet e mi metto d'accordo con le case vinicole per promuovere certi vini. Dove trovo quelli che piace il vino? Nelle enoteche, cioè vado in Inghilterra dove ci sono quelli che gli piace il vino, promuovo la mia bottiglia di vino, e contemporaneamente le tecnologie di ora ci permettono che lui
compri il vino da bere nell'enoteca, ma quando è lì, se gli piace, se io riesco a creare l'atmosfera, mi compra anche il viaggio in Italia. Lo prendo quando è un pochino su, e quindi molto entusiasta. Tecniche commerciali, sono tutte plausibili, tutte lì. Lo piglio un po' su, però lo piglio su perché gli piace il mio vino, è lì che dice, c'ha quell'atmosfera, quel trasporto, quel collegamento, e che quando è lì gli dico, lo stai bevendo, ti piace, sei al freddo di Londra, guarda che temperatura c'è da noi, potresti berlo davanti alla cantina, lui è chiaro che lì ne riesco a vendere di cose. Quindi bisogna pensare a tutte queste nuove forme, uscire da anche commercialmente dai canali, visto che la tecnologia ci permette di essere diretti e di battere su tutti coloro che hanno un interesse effettivo e reale. Beh, questo è un altro esempio di promozione, il viaggio in Sicilia. Qui sono, io non mi ricordo il nome di questi signori, ma c'è un link, ma va bene, ora evitiamo, siamo scotti coi tempi. Allora hanno fatto un viaggio attraverso i presidi Slow Food in bicicletta e hanno messo insieme due prodotti che ora nel turismo vanno alla grande: sport, ciclismo e produzioni tipiche. Con questo lascio la palla ai colleghi su questo coso qui, su questo spunto qui. In ogni modo le riflessioni che vi volevo lasciare era la vivacità di questo mercato, la vivacità di quello che succede intorno, l'importanza del patrimonio che noi abbiamo, l'importanza di essere professionali e di venderlo bene, l'importanza di essere vivaci. E io credo che su tutto questo istituzioni come l'ITS siano fondamentali per comunicare a tutti questi giovani questo modo di comportarsi e di agire, cioè il contatto fra la risorsa e la velocità di quello che succede, e anche un metodo di approcciarsi a questo, perché è chiaro che il turismo continua a essere il regno della microimpresa e continua, essendo microimpresa, anche a dare opportunità e possibilità. Quindi attraverso le tecnologie, attraverso la freschezza mentale, si possono fare prodotti nuovi e si può avere quello che è fondamentale, uno spazio di lavoro. Grazie mille. Grazie Sandro. Adesso sarà l'intervento di Salvo Pilardi e poi a seguire quelli di Carmelo Maiorca ed Alessio Valenti, prima di un break. Vi volevo dare solo un'informazione: all'ingresso ci sono delle schede, chi volesse fare un intervento, porre qualche domanda, può compilare quella scheda, magari dopo il break poi avremo modo di condividere qualche riflessione con i relatori. In attesa che il PowerPoint faccia il suo dovere, mi presento. Buongiorno a tutti. Come scritto nella locandina, sono un bioarcheologo. Che cos'è un bioarcheologo fondamentalmente? È un ponte tra il mondo della biologia e quello dell'archeologia in senso stretto, nel senso che ciò di cui mi occupo sono i resti biologici, cioè di tutto ciò che era vivo prima di finire all'interno di un sito archeologico, e che quindi sono collegati essenzialmente a due mondi: il mondo vegetale da una parte e il mondo animale dall'altra. Tutto questo porta, e non vuole saperne evidentemente, tutto questo porta a una a uno sviluppo di una disciplina del tutto particolare. Se riesco a farlo andare avanti, vabbè, possiamo parlare a braccio, non è un problema. Tutto questo porta allo sviluppo di una disciplina particolare che inevitabilmente finisce con l'incontrare quello che è il mondo del cibo.
perché nel momento in cui mi trovo a studiare i materiali provenienti dalle prime abitazioni della colonia greca di Cuma o dalle cucine dell'abbazia medievale di San Vincenzo al Volturno o dall'area del villaggio preistorico di Castelluccio o di Tapsos, una buona parte di ciò che finisco con l'esaminare ha a che fare con il cibo e con il consumo, quindi, di quelle risorse vegetali, animali che facevano parte o del territorio o in alcuni casi addirittura arrivano da aree più o meno lontane e che erano trasformate in cibo. Quindi in pratica, quando mi presento ai miei studenti trattando di queste tematiche, dico scherzando che io sono quello che fruga nei rifiuti. Come si vede spesso fare in un telefilm poliziesco, io sono quello che dalla spazzatura poi cerca di tracciare anche un quadro di chi quel cibo ha consumato, di chi quei rifiuti ha prodotto. Se si tratta per esempio di persone economicamente appartenenti a uno status particolarmente elevato, mi è capitato di avere a che fare con gli scarichi di materiali provenienti da una struttura abitativa in Campania, nella cittadina di Alife, che erano rappresentati da ostriche, fagiani, lepri e che chiaramente dovevano provenire da una famiglia che poteva permettersi tutto ciò, e tra l'altro stiamo parlando dell'entroterra casertano, di farsi arrivare le ostriche dalle coste campane ancora fresche da poter consumare. Quindi il cibo in qualche modo è parte del mio lavoro, una parte anche abbastanza consistente, e in 30 anni insieme al mio collega Alfredo, con cui ci siamo divisi il mondo in qualche modo, io mi rioccupo soprattutto delle risorse terrestri, lui di quelle marine, abbiamo esaminato tanti di quegli insiemi bioarcheologici da a un certo punto esserci guardati in faccia e esserci resi conto che avevamo a disposizione una tale mole di dati che doveva in qualche modo essere condivisa con il mondo anche dell'enogastronomia. E da questo è partito un progetto che si è sviluppato in Campania, perché il mio lavoro a un certo punto si è spostato presso l'Università Orsola Benincasa di Napoli, dove abbiamo messo su un'idea, che è la creazione di una vera e propria archeogastronomia. Quando parlo di archeogastronomia intendo qualcosa che ha a che fare con l'incrocio di varie realtà. I dati archeologici, ciò che noi trovavamo per esempio nell'abitato di Cuma, rimesso in gioco, fatto tornare vivo in qualche modo, utilizzando le fonti scritte dei ricettari antichi, e che andava poi a incontrare il mondo della gastronomia vera e propria, con un gruppo di chef che ha lavorato insieme a noi e che ha iniziato un percorso sperimentale in quel caso, cercando di riprodurre le ricette legate in quel caso al territorio flegreo, utilizzando gli ingredienti non solo citati nei ricettari, ma che noi ritrovavamo realmente sotto forma di resti archeologici sui siti, e che poi si sviluppa in una serie di produzioni da libri appositamente realizzati di vario livello, quindi di tipo scientifico più alto, ma anche ricettari alla portata anche di persone che vogliono accostarsi a questo mondo, alle manifestazioni, fino ad arrivare, e questo era il nostro obiettivo finale che ancora in parte è in itinere, a quella che era la creazione anche di un marchio, o se preferite la parola, di un brand, che era quello dell'archeogastronomia di livello. Ciò che immaginiamo per esempio è quello della creazione di una vera e propria sistematizzazione di specializzazioni archeogastronomiche in grado di proporre dei prodotti di qualità. Perché purtroppo di archeogastronomia o di archeocucina si parla tanto negli ultimi anni, ma non sempre ciò che viene proposto in realtà è di livello. È facile fare 4 spiedini di carne d'agnello e dire che quella è una cena medievale. Così come è facile fare una zuppa di farro e legumi e dire che stiamo mangiando le zuppe come si mangiavano nell'antica Siracusa greca. Non mi va avanti, è ferma alla prima diapositiva, ma non è un problema, io vado avanti comunque col discorso. Quindi il costruire una proposta di qualità passa attraverso diverse fasi: la ricerca da una parte, la sperimentazione dall'altra, e alla fine
solo alla fine si può arrivare alla produzione di qualcosa che sia realmente di livello qualitativo alto. Cosa abbiamo a disposizione a livello territoriale, cercando quindi ora di parlare di quella che è la realtà locale? Abbiamo a disposizione un marchio che ha più di 2000 anni, nel senso che Siracusa e la Sicilia sono la culla della prima vera e propria scuola gastronomica nel vero senso della parola. Andando a rileggere i testi classici ci si rende conto che i più grandi cuochi di una certa epoca, e parlo di un periodo che va dal V al III secondo secolo avanti Cristo, i primi ad essere citati con una produzione anche letteraria che parla strettamente di cucina e gastronomia sono nati, sono vissuti e hanno lavorato per buona parte in Sicilia. E non mi riferisco solo ad Archestrato, che probabilmente è l'archetipo più conosciuto e più diffuso, Archestrato di Gela o di Siracusa, perché in realtà Ateneo di Naucrati usa tutte e due le località di nascita per poi virare su Gela solo in un secondo momento, ma anche ad altri rappresentanti di questa scuola, molto spesso siracusani, gli Eraclidi, Terpsione, Labdaco e soprattutto il buon Miteco, cuoco di straordinario livello, grazie, perfetto, perfetto, cuoco di straordinario livello che addirittura a un certo punto se ne va in Grecia per insegnare la cucina nella madrepatria e viene presentato come un sofista, cioè un sapiente, che anziché insegnare le arti della retorica o di altro tipo, focalizza la propria, il proprio insegnamento sui bisogni, in questo caso, e sul gusto. Il buon Miteco si troverà bene praticamente ovunque, tranne che a Sparta, dove lo metteranno alla porta dicendogli: qui l'unico condimento ammesso per gli spartani è il sudore e la fatica. Tutti i tuoi ammennicoli e tutte le tue preparazioni qui non hanno posto. Ma comunque rappresenta una esportazione di un marchio, quella della gastronomia antica siciliana, in quella che era stata a sua volta la madre dell'epopea, poi delle colonie greche di Sicilia. Affrontare il discorso dell'alimentazione antica in realtà è molto complesso, come vi dicevo prima, perché quando parliamo di alimentazione in realtà dovremmo parlare di alimentazioni antiche, nel senso che parliamo di una moltitudine di livelli e di modelli alimentari diversi. Ciò che mangiava il popolo non era la stessa cosa che finiva sulle tavole dei ricchi. O se passiamo ad altri periodi più complessi, tipo l'età medievale, ciò che mangiavano i religiosi era diverso da ciò che si mangiava nelle case dei nobili, nelle classi militari, che a sua volta diverso da ciò che mangiava il popolo. E sono tutti percorsi di gusti e di preparazioni differenti che in qualche modo possono costituire altrettanti filoni di ricerca e di sperimentazione. Siracusa poi, come vi dicevo prima, è una delle culle principali di questo tipo di approccio. Il buon Platone, quando arriva qui, si lamenta tra le prime cose della vita che fanno i siracusani, tutta fatta di banchetti, in un'esistenza passata a riempirsi due volte al giorno, mai solo la notte, poi aggiunge. Ma ci dà una misura di come venisse vista la tavola siracusana. E tavola che basa, diciamo, una buona parte del suo, della sua produzione sulla classica triade dei prodotti mediterranei per quanto riguarda i prodotti agricoli, vale a dire i cereali, l'orzo da una parte, varie varietà di frumento dall'altra, e qui Franco Vescera mi sarà di supporto, penso, nel suo intervento più tardi, l'olivo e la vite. I cereali in particolare sono uno degli elementi più complessi, perché la produzione e i prodotti che ne possono derivare sono molteplici. Nella straordinaria opera monumentale di Ateneo di Naucrati c'è il terzo libro che è dedicato praticamente quasi esclusivamente al pane, e quando si parla di pane in realtà parliamo di prodotti estremamente diversi tra loro. Andiamo dai pani d'orzo di base, generalmente bassi perché l'orzo contiene poco glutine, quindi tende a lievitare meno facilmente, a pani invece di una farina talmente selezionata, bianchi come la neve, così vengono descritti, che chiaramente rappresentavano il top di quel tipo di prodotto. Ma anche le forme e gli ingredienti che questo pane presentava erano molto diversi tra loro. L'artolaganon, il pane in forma di foglia,
che generalmente veniva prodotto attraverso l'uso di grasso tipo lo strutto e che probabilmente per il nome foglia doveva somigliare molto alle focacce tipo la pitta greca o forse la piadina romagnola, è servito appunto sovrapposto l'uno sopra l'altro. O i volentinoi, dalla forma fungo, questi sono un tipo di pane che si fa ancora oggi in Irlanda nei vasi di terracotta, ma che quasi sicuramente era realizzato in stampi di terracotta molto simili, che poi venivano cosparsi di semi di papavero. O i cuboi, su cui Ateneo fa un gioco di parole, mette a tavola i dadi, i cubi, ma non quelli con cui si gioca, ma quelli con cui si mangia, che erano conditi con formaggio e semi di aneto. E produzioni dolci, torte, focacce con vari impasti, in cui il miele chiaramente era uno degli ingredienti principali, alcuni dei quali sono siracusani nella citazione, sia come provenienza, quasi come se fossero una produzione doc. Tra i dolci più particolari, per esempio, vi erano quelli che erano utilizzati durante le tesmofori a Siracusa, che riproducevano le parti dell'apparato genitale femminile, che comprendevano miele, sesamo e farina tra gli ingredienti, e che chiaramente erano un richiamo alla fertilità. Ma altrove in Grecia, per esempio, si realizzavano degli altri dolci in forma di mammelle di donna, e qui l'immediato collegamento che ci viene con le minne di Sant'Agata, per esempio, anche quello è elemento legato alla fertilità. E quindi vedete come esiste una sorta di filo rosso che ci lega a un mondo estremamente antico e che a volte ha dei ritorni. Preparazioni che non esistono più dalle nostre parti, ma che si sono conservate in altre. L'uso dei cereali, per esempio, cotti nel latte e poi lasciati seccare, queste sono immagini che ho scattato a Creta, quelle in alto, per produrre queste specie di gallette che hanno un sapore molto particolare e che poi vengono consumate in una zuppa all'interno di tazzoni riempiti di latte caldo. Quindi il mondo, per esempio, della produzione derivante dalle farine e dai cereali in genere, come vedete, ci offre una serie di spunti interessanti e di sperimentazioni possibili che potremmo richiamare alla mente. E il discorso sperimentale diventa ancora più importante quando si cerca di rintracciare, per esempio, i percorsi e le rotte dei vitigni che sono arrivati alla nostra terra. Adesso non voglio entrare, anche perché il tempo non me lo permette, nel dettaglio, ma le ultime sperimentazioni sono state condotte e chiaramente ci indirizzano verso una serie di vitigni particolari che possono essere ripresi per produrre anche qui un'immagine, un brand legato alla nostra terra. La sperimentazione è importante anche quando dobbiamo sostituire dei sapori che sono andati perduti. Nelle ricette antiche troviamo, per esempio, spesso citato il silfio, che è una pianta completamente estinta, tipica dell'Africa settentrionale, soprattutto del territorio di Cirene, tanto presente in quel territorio che la monetazione di Cirene lo rappresentava sulle monete d'argento, tanto presente da rendere quell'area ricchissima e tanto sfruttato da essere completamente distrutto. Oggi sostituibile con un ingrediente dal sapore simile, che è l'estratto di quella pianta che è simile alla ferula che cresce nelle nostre parti, che è la safedida, e che abbiamo utilizzato nella fase di sperimentazione con i cuochi per la preparazione di una serie di ricette. O l'altro ingrediente tipico, il garum, su cui spesso storciamo il naso, ma di cui esisteva una grande varietà in realtà di qualità, dal flos floris di cui parla Plinio, che era un liquido di colore ambrato estremamente limpido, fino a una pasta ottenuta con tutti i residui delle lavorazioni precedenti, che invece chiaramente era molto più a buon mercato e molto più accessibile. Si fa ancora oggi in Campania la colatura d'alici di cetara, che tra l'altro è il presidio Slow Food, e che in fase di sperimentazione rappresenta esattamente il sostituto, in quel caso, del garum nelle nostre preparazioni. Quindi sperimentazione significa riprodurre quelle preparazioni, anche perché le ricette antiche mancano di un elemento fondamentale. Spesso ci danno gli ingredienti, ma non ci danno le quantità. E quindi bisogna lavorare realmente fianco a fianco ai cuochi e per tentativi riprodurre dei sapori che non saremo mai in grado di dire essere certamente quelli antichi, perché la nostra percezione di ciò che è gradevole è diversa da ciò che era gradevole nel III secolo a.C. C'è un elemento del sapore, del gusto, che è
per noi ha una connotazione negativa già nel nome, che è quello del rancido, che in realtà probabilmente nel mondo antico giocava un suo ruolo e che faceva parte della gamma di sapori che noi in qualche modo abbiamo messo da parte, così come quella della carne estremamente frollata, quasi invecchiata oserei dire, che noi oggi non consumiamo più in quel modo, ma che nel mondo antico era sicuramente parte del gusto che poi veniva sviluppato all'interno della pietanza finale. Quali sono poi alla fine alcuni di questi prodotti? I prodotti dovrebbero diventare, come vi dicevo, una sistematizzazione in qualche modo di ciò che attraverso la ricerca archeologica siamo in grado di mettere a disposizione del sapere di chi poi dovrà proporre le preparazioni neogastronomiche per proporre, diciamo così, un quadro organico. Quando si parlava poco fa di professionalità nella proposta enogastronomica, io immagino qualcosa che, ripeto, non sia la semplice presentazione di quattro ragazzi che in toga presentano dei piatti ad una tavola spacciando questo come un'archeocena. Io vorrei, e questa è un'idea che lancio, la creazione di un sistema che coinvolga imprese produttrici, imprese della ristorazione, ricerca, studio e formazione per creare una filiera integrata, un marchio reale che connoti questo territorio, un marchio che può essere proposto per esempio da posti selezionati così come da piccole entità su livelli diversi, come era diverso il livello dell'alimentazione antica, qualcosa che venga integrato nella proposta turistica. Pensate a un evento, per esempio, che viene messo in tavola, scusatemi il gioco di parole, nel periodo delle rappresentazioni classiche. So che è ovvio e scontato, però diventa un elemento estremamente forte, voi capite, della proposta territoriale. Allora, esattamente, diventa un'esperienza, realizzata in questo modo diventa un'esperienza e tutta una serie di eventi che possono essere studiati, anche questi mettendo insieme diverse realtà territoriali. Di recente, per esempio, c'è stato la celebrazione dei 300 anni della nascita e dell'intronazione di Carlo III a re di Napoli. Immaginate la realizzazione di una cena borbonica tratta direttamente dai ricettari borbonici, con musica del Settecento, per esempio annessa, in una dei palazzi nobili. Qui da noi non mancano né le location né il sapere gastronomico, musicale e culturale per un evento del genere. E si possono realizzare su mille livelli. I ricettari dell'epoca di Federico II ci offrono molteplici esempi, per esempio, di preparazioni che è possibile realizzare. Però ripeto, se cerchiamo di andare su questo tipo di mercato con l'improvvisazione, non saremo in grado di dare una proposta di qualità. Funziona una volta, come si suol dire, e poi, passata la festa, gabbato lo santo, finisce lì. Se questo deve diventare invece un percorso di sistematizzazione, bisogna lavorarci su in modo integrato e mettendo insieme energie diverse. E allora, se c'era un brand antico come quello del formaggio di Sicilia, e ne troviamo traccia negli scrittori antichi, laddove si dice che un tempo pensavo che in Sicilia non ci si occupasse troppo di produrre formaggio, ma da allora ho molto imparato, il formaggio di Sicilia è eccellente, ne convengo, frase che riporta Ateneo di Naucrati. Immagino che una frase di questa si possa dire per esempio del vino, il vecchio vino di Sicilia. Non pensavo che un tempo si potesse fare vino di qualità in Sicilia, oggi ne convengono un po' tutti. Se quindi le preparazioni di pesce di cui parla Archestrato, che sono semplicissime, possono trovare spazio in una serie di ricettari, e quindi il mare e la terra messi insieme, se arriviamo al punto di creare un sistema in cui anche l'ambiente gioca il suo ruolo, perché non era solo il cibo siciliano a fare scalpore, ma anche il modo in cui questo veniva servito. Le tavole dei siciliani sono sontuose, di quegli stessi siciliani che vantano la bellezza del loro mare. Allora, se tutto questo riusciamo a farlo, potremo realizzare una proposta che sia forte sul mercato. Probabilmente
da questo punto di vista siamo ancora in tempo a seguire questo tipo di filone prima che venga inflazionato, dando appunto un marchio, mettendo il cappello su tutto questo e facendo e tagliando un po', ma probabilmente questo verrà ripreso dopo, tutta una serie di schizofrenie e di proposte che, ripeto, qualitativamente non servono a nulla. Se vi fate un giro in rete troverete un bellissimo esempio di menù fenicio-punico con gli spaghetti alla bottarga. Sì, i fenici usavano il pesce salato e probabilmente le uova di pesce salato, però non capisco perché proporre una cosa del genere. E tagliare anche i falsi miti, che anche quelli, ce ne sono tanti, uno di questi riguarda il cannolo, adesso non so se sto bruciando qualcosa e dirà dopo. Negli ultimi anni, e poi qui concludo, giusto per dirvi che cosa succede, qualcuno, non so chi, ha tirato fuori una frase in latino che è attribuita a Cicerone, che descriverebbe un tubo ripieno di bianco, formaggio, eccetera, eccetera. Il cannolo era già presente sulle tavole siciliane al tempo di Cicerone. Io sto ancora aspettando qualcuno che mi dica in quale passo di Cicerone, io l'ho letto tutto, si trovi quella frase. Quella frase in realtà si trova in un vocabolario siciliano, italiano, latino del Settecento, in cui c'è la descrizione del cannolo fatta per l'appunto in latino. Ed è una frase che ormai ritorna in TV, ne ho sentito parlare degli chef e così via. Ha un suo potere evocativo, non lo nego, però il giorno in cui qualcuno alzerà il ditino e dirà che tutto questo non funziona, poi se ne pagano le conseguenze. Quindi il passaggio è ricerca bioarcheologica, incontro con il mondo della preparazione, sviluppo del brand, interazione con le aziende produttrici, con le proposte enogastronomiche, per creare una filiera del tutto particolare, che su questo territorio ha sicuramente il substrato, è ben più antico, credetemi, di 3.000 anni, perché possiamo risalire fino agli oltre 5.000 anni avanti Cristo, di una vera e propria archeogastronomia di livello. Grazie. Salve, che avrebbe potuto dare problemi, non ho preparato PowerPoint. Allora, vi racconto rapidamente ieri pomeriggio un'esperienza, a proposito di esperienziale, no? Anzi due. Una stamattina è arrivata una mail annunciandomi, cioè una mail a me come insomma tante altre persone, della costituzione presso un'associazione insomma di categoria artigiana del settore turismo e spettacolo, che farà il turismo esperienziale, il viaggio memorabile e tutto il resto, no? Mi collego a quanto diceva Villi, che no, cioè sembriamo, come dire, circondati da queste esperienze memorabili. Io non voglio assolutamente dire ironizzare sulla buona volontà che c'è in circolazione, che c'è anche nella nostra città, rispetto al tema turismo. Però ecco, come dire, non essendo più un ragazzino, mi sembra che si è legati, come diceva invece, le grani antichi. Ci sono i grani antichi, tutti i grani antichi, c'è il turismo esperienziale, tutti col turismo esperienziale. Vediamo di riempire queste, come dire, di contenuti le parole, che non rimangono quindi soltanto degli slogan. Allora, ieri pomeriggio avevo un appuntamento in un bar cittadino dalle parti di Santa Panagia, cioè era buono come appuntamento perché c'è il parcheggio, quindi dovevamo vederci un'altra persona, un collega giornalista, per insomma, da dare un'occhiata a quello, sì, un PowerPoint, che sabato abbiamo un evento di formazione di categoria. E siamo seduti, dopo 10 minuti è arrivata la ragazza, erano le 4:30, quindi io avevo preso pure il caffè, ho detto che cosa consumo a quest'ora, generalmente me la cavo, prendo un bitter perché è poco, no? Perché prendo quello bianco senza coloranti, insomma, tanto per prendere qualche cosa non di impegnativo, e l'altro un caffè invece perché non l'aveva preso.
dopo altri 10 minuti noi non eravamo tanto presi, come dire, dall'elemento consumo, perché eravamo lì per parlare, stavamo andando tranquillamente per i fatti nostri. Insomma, ma saranno passati 20 minuti da quando ha iniziato a portare sul tavolo dei piatti con panini, e c'era un piattino con 4 pennette con la salsa, e ho provato a dirle mi sono anche alzato e gli ho detto: guardi, io voglio esclusivamente un bitter, anche perché sono le 4:30, ho mangiato poco fa, no, ma noi l'aperitivo si porta questo, e poi se non si vuole consumare non si consuma. Vabbè. Insomma, poi alla fine, per farvela breve, io naturalmente non ho preso niente, ma anche se ne avessi voluto voglia, devo dire, poi guardando un pochino quello che quantitativamente era abbondante, ma non mi attirava, ma di fondo non avevo fame, no? Abbiamo pagato ugualmente 6 euro, giusto? Quindi io vorrei capire, perché poi ne parlavo a casa, mia moglie fa: ma lo fanno così dappertutto. Ecco, questo dappertutto, quando è iniziato, che io, se voglio un bitter, perché poi alla casa ha detto: allora avete preso un aperitivo, alle 4:30 io prendo l'aperitivo, che cosa devo fare? Aperitivo di che? Cioè, devo mangiare poi alle 5:30 la cena? No. Quindi, allora, le parole, come dice qualcuno, sono importanti. Io voglio un bitter, cioè te lo sto anche dicendo che voglio esclusivamente un bitter, non voglio un aperitivo, voglio lo stramaledetto bitter da berlo da sole, non voglio mangiare. Allora tu non solo me lo porti, tu non solo non me lo chiedi all'inizio se io voglio per caso accompagnare il bitter con degli assaggini, cioè me lo imponi. Ora va bene, io naturalmente l'ho presa poi a ridere, come sto provando insomma a comunicare anche a voi. Però non è questo, proprio perché è diffuso, presuppone un'impostazione che secondo me non fa i conti con la varietà del pubblico. Ora, ci saranno delle persone, e quindi anche dei turisti che girano, che saranno molto contenti persino alle 4:30 di pomeriggio di farsi una buffata di panuzzi, di pasta scotta e di altre cose, no? Forse perché non hanno mangiato a pranzo, forse perché tutto sommato con 4 euro no, sazi la tua fame. Ma tutti gli avventori, tutti i clienti, tutti i turisti, no, non sono uguali. Quindi giustamente si parlava prima appunto di turista e non di turismo, o se vogliamo declinarlo al plurale dobbiamo parlare di turismi. Quindi anche dalla relazione iniziale in particolare si va in quella direzione. E io avevo scelto come tema appositamente turismo eco-gastronomico e storytelling. Ho utilizzato pure io una parola alla moda, che è quella della narrazione. E perché turismo ecogastronomico? Allora, noi di Slow Food, in questo caso pure io parlando una parte di me come vicepresidente di Slow Food Sicilia, diamo molta importanza al cibo, anzi diciamo che nella nostra mission il cibo è centrale la biodiversità. E questo è rapportato al turismo, per quello che può essere il nostro interesse nei confronti della promozione di un territorio, fa sì che non parliamo di turismo se non parliamo prima di turismo enogastronomico, se non parliamo di quale gastronomia ci stiamo occupando, di quali prodotti, di quali cibi. Quindi il rischio molto diffuso, molto concreto, molto attuale è che si parla moltissimo di gastronomia, ma non si parla di prodotti, men che meno si parla di agricoltura o di pesca, e non si parla naturalmente anche di chi queste cose le produce. Allora, noi non possiamo trattare il cibo, che a differenza del turismo, no, è un bisogno primario. No, è un bisogno essenziale, perché noi mangiamo, ci nutriamo e viviamo, e non potremmo vivere se non mangiamo, se non ci nutriamo. E allora di quale cibo parliamo in generale, di quale cibo parliamo anche rispetto all'offerta
turistica, all'offerta del turismo enogastronomico. Proprio perché ci sono vari tipi di turismi, quindi vari tipi di persone, di potenziale pubblico, e di pubblico poi non potenziale ma concreto che gira, l'offerta è diversificata. Quindi quando ad esempio si parla di ristorazione si dice alta ristorazione, ristorazione media, ristorazione piccola. Io parto dal presupposto che per me tutti i livelli della ristorazione, dell'offerta di cibo, possono essere di qualità. Cioè non è che alta ristorazione deve essere equiparata a buon cibo e ristorazione più popolare deve essere invece equiparata a cibo scadente. Purtroppo, anche per esperienze dirette, ogni tanto troviamo questo tipo di associazione. E allora dobbiamo capire quali sono le filiere, dobbiamo anche rispetto alla tematica del turismo considerare che cosa andiamo a selezionare, che cosa andiamo a produrre all'interno di un pacchetto, di un'offerta. Questo io ritengo che si faccia poco e niente. Se guardo alla nostra realtà, alla realtà locale, dico senza apparire come supponendo altro che c'è un'offerta media abbastanza scadente, noi siamo una città di mare, dove l'offerta della materia prima pesce è ristretta a una percentuale molto alta di preparati surgelati ed altro. Dico proprio questo e guardo Francesco Todaro, che è coinvolto insieme ad altri ristoratori in un progetto che stiamo provando a portare avanti, molto impegnativo, non tanto complicato ma impegnativo, e dei tempi lunghi, quindi molto slow. Io sto dicendo insomma agli altri che partecipano a questo progetto che non abbiamo premura perché siamo di fronte a una proposta che presuppone anche un cambio di mentalità dei locali che stiamo coinvolgendo. Non è un numero chiuso. Saremmo noi molto contenti se questo gruppo di 10-12 ristoratori riuscisse ad ingranare, a effettivamente a rendere operativa questa proposta, che in sintesi è di variare l'offerta del pesce, prima ancora delle ricette, della materia prima. Noi abbiamo fatto un ricettario con 22 tipologie, quasi tutte poco familiari all'interno dei ristoranti. Quello che spesso si chiama pesce povero, io dico impropriamente si chiama pesce povero, perché anche il pesce, la povertà o la ricchezza, è frutto di logiche di mercato e non di un valore in sé alla fonte di un pesce che è più buono in assoluto di un altro. Poi ci può essere una carne più buona, no? Ci può essere il nostro gusto che preferisce quel tipo di sapore rispetto ad altro, ma che ci sia del pesce in assoluto povero è una fesseria, ecco, diciamolo così, però che è entrata nella terminologia abituale. Questo fa sì che nei ristoranti di Siracusa tu vai fuori dal locale, vedi cosa c'è scritto e trovi sempre tonno, pesce spada, calamari, gamberi e poche altre cose, tutto il santo anno c'è scritto questo. Poi alcuni sono anche pigri, perché in realtà usano anche qualche altro pesce, no? Però non lo scrivono, e quindi, però di fatto la maggior parte non usa altre tipologie. Quindi il progetto parte da questo tipo di tentativo di variare. Non stiamo dicendo attenzione, dovete utilizzare solo queste, dovete rivoluzionare i vostri menù, perché c'è la convinzione che già si falliva in partenza, perché ripeto è un cambio un po' di mentalità graduale. Quindi da questo punto di vista questo è un esempio di gastronomia in qualche modo. È stato citato Slow Food in un paio di occasioni.
Il progetto, quello della regione, che il dottore Billi poco fa indicava, territori del vino e del gusto alla scoperta del genius loci. Ieri abbiamo avuto un piccolo, ne abbiamo parlato un attimo. Io devo dire che da siciliano è stata una delle prime volte che ho visto un calendario fatto un anno prima, quindi quello è un passo avanti, che c'era un calendario con 40 appuntamenti. Poi il passo è stato insomma piccolo, perché bisognava questo promuoverlo meglio, cioè io faccio un calendario, lo presento come è stato fatto al Vinitaly dell'anno scorso, e poi bisognerebbe promuoverlo attraverso i vari mezzi, i vari modi. Una parte erano sagre, quindi manifestazioni già consolidate come il Vini Milo, sagre anche come la sagra della ricotta di Vizzini, la cipolla di Giarratana, quindi contesti non facilissimi da inserire d'ambleno i laboratori del gusto slow food, no? In un contesto popolare, no? Radicato in una certa maniera. Voglio dire che non puoi portare un'iniziativa fugace, finisce lì e rischia poi di essere qualche cosa molto passeggera. A Siracusa abbiamo fatto, ecco, un esempio che potremmo, ci farebbe piacere riproporre, perché quella era una manifestazione esclusivamente di slow food basata con laboratori del gusto. Tra le altre cose, a proposito, ecco, anche noi non siamo un'associazione turistica, però qualcuno di noi insomma mastica un pochino di questi argomenti. Abbiamo fatto questa brochure che è fatta anche in inglese, no? Cioè, dice, vabbè, ok, ma non è abituale, ecco, non è la norma, perché che facciamo, le iniziative turistiche solo per noi? No, allora, giusto, proviamo quantomeno. Ecco, allora, questo è un altro segnale, un altro suggerimento. Poi si tratta tutto ciò di svilupparlo attraverso, si è parlato di rete, di sistema, sono parole che si ripetono e anche concetti che si ripetono e sono secondo me fondamentali, perché una città come la nostra, se vuole affrontare veramente oggi una fase di turismo che non sia soltanto da confusa, no, mi viene a dire disperato, non vorrei dirlo, però tipo da ultima spiaggia, buttiamoci tutti sul turismo in maniera inconsulta, allora no, non va bene. Allora, se ci sono appunto persone, professionalità, allora dobbiamo provare a capire che oggi un cambio, perché ancora il turismo a Siracusa, nonostante tutta questa offerta, è una percentuale ancora minore rispetto ad esempio a quello che è il PIL locale e che viene dalla produzione industriale, nonostante la crisi della nostra industria o altro. Giusto, ok, quindi abbiamo ancora una percentuale alta che viene da una situazione di crisi, ecco. Quindi allora non è automatico. E allora noi come vogliamo fare turismo? Come lo vogliamo fare? Senza porci il problema dell'offerta complessiva della città? Cioè, questo qui noi dobbiamo iniziare a comprendere bene. In questo momento, ad esempio in Ortigia, c'è una situazione quantomeno complicata rispetto alla raccolta differenziata. Allora, dico, da un lato non dobbiamo avere premura, dall'altro però bisogna essere decisi. Se l'offerta dei locali si è non so quanto quintuplicata, non so quante centinaia ormai di esercizi ci sono, è chiaro che c'è una produzione anche di rifiuti molto alta e che non può essere un problema altrui, è un problema nostro. E allora il turista potrà essere anche l'esperienza anche una memorabile nel senso di brutta, no? Perché è esperienza, poi può essere bella, buona, ma anche brutta, può essere un'esperienza avventurosa, ecco, dice, invece della giungla vado a Ortigia il sabato sera e mi faccio, se per caso sto andando in macchina, mezz'ora di fila in via Malta prima che si decida
no, di no, l'alternativa a non utilizzare delle macchine. Allora, noi non possiamo, se noi pensiamo di migliorare la redditività di questa città, giocare sull'improvvisazione, molto, molto chiaramente. Quindi il turismo è qualcosa di legato, si deve incrociare ad altro, no? In una visione, per usare una parola, olistica, cioè non può essere qualche cosa a sé stante. Io posso avere il locale più bello del mondo, posso avere anche un locale persino all'interno ecosostenibile, come piace a me, di Slow Food, col pesce giusto, altro, esco fuori e ho delle difficoltà, non va bene, questo sarà un boomerang, cioè successivamente. Noi stiamo godendo in questo momento, alcuni, forse tutti, insomma lo sapete, anche di situazioni che sono cambiate a livello geografico, le guerre dall'altra parte, no? Attiriamo anche turismo di questo tipo, poi finalmente c'è un turismo individuale che per in passato non c'era. Ci sono certe condizioni che sono cambiate, però non possiamo continuare ad ascoltare persone, è bello questo, però, no, però, giusto, perché è vero che funziona il turismo anche col passaparola, ma in positivo, ma anche in negativo. E allora, noi dobbiamo cercare di, e finisco, mi pare che siamo con gli orari, vabbè, non voglio abusare della cosa, dico gli spunti sono stati tanti. Dobbiamo cercare insomma sia di essere rigorosi anche nella narrazione. A me è piaciuto l'intervento di Chilardi prima sull'archeobotanico o altro. A me capita di citare durante master di birra, di vino, proprio perché non mi piacciono le fake news, manco quelle storiche, no? Perché può essere bello il racconto, raccontare gli aneddoti, le leggende, i miti, però quando noi non abbiamo delle certezze, noi dobbiamo raccontare leggende e miti, cioè non possiamo dare verità scientifiche, perché se, meno che non vogliamo fare i piazzisti, no? Cioè anche il racconto del territorio può essere bello, ma non è una questione di rigorosità accademica, cioè una guida turistica, no? Così come racconta la leggenda di Alfeo Aretusa, non è sta raccontando, oh, guardate, c'era veramente Alfeo, questo guerriero che poi si è trasformato, sta raccontando una leggenda, un mito bello, simpatico, piacevole, anche divertente. Alla stessa maniera, se parliamo del Moscato di Siracusa, io ho intravisto quella slash lì dove Biblinos andava verso la Calabria, giusto? Dalla Calabria poi alla costa. L'altro grande vitigno che va verso la Campania è quello che dà il nome, per esempio, alla produzione con gli Annei, che là in ma così come dicevi tu prima del cannolo, ancora noi non abbiamo assolutamente alcuna valenza scientifica che il vino moscato di oggi discenda dall'antico Biblino. Lo dobbiamo raccontare, se il contesto lo presuppone, come una leggenda, no? Ma non possiamo dire è così, perché è una balla, non è così assolutamente, non è così perché non c'è uno studio ampelografico dopo. Non si tratta di fare delle dispute accademiche anche quando si fa turismo, però noi possiamo rendere più bella, perché racconti della nostra terra ce ne sono a bizzeff, ce n'è un'infinità, quindi dobbiamo uscire dalla banalità e dobbiamo anche il narratore può essere un bravo narratore, oltre che un bravo dicitore, dobbiamo, come dire, studiare tutti quanti e volere bene alla nostra terra in tutti i sensi. Grazie. Grazie Carmelo Maiorca. Adesso la parola ad Alessio Valenti, poi in conclusione dell'intervento di Alessio faremo un break di un quarto d'ora, 20 minuti, e poi continueremo con gli interventi successivi. Ok, grazie. Il mio intervento sarà leggermente diverso, ovviamente come punto di vista, da quello dei colleghi relatori precedenti, perché ovviamente il mio non è da tecnico del settore turistico o enogastronomico, ma è il punto di vista di un amministratore locale. Sono vice sindaco nel comune di Lentini e quindi diciamo che devo spiegare perché il comune di Lentini decide di stabilire un protocollo di intesa con un istituto tecnico superiore. Perché? Perché diciamo, per noi è importante mettere al centro dello sviluppo territoriale l'enogastronomia.
è importante, non mi dilungo, il dottore Bindi prima di me ha enumerato i vari elementi fondamentali, diciamo, del perché è importante nel 2018 mettere al centro dello sviluppo territoriale l'enogastronomia. E come si fa? Come lo fa? Come fa a fare l'amministrazione locale nel 2018 che si vede ridotto ai minimi storici i trasferimenti regionali e nazionali? Lo si fa diventando creativi e quindi con la creatività cercando di rendere il proprio territorio più appetibile. Più appetibile a chi? Al turista sicuramente, ma più appetibile anche all'imprenditore che vuole investire nel territorio comunale. Come si fa a fare questo? Io vi racconto brevemente qual è la nostra esperienza di amministrazione comunale che ci siamo insediati da circa un anno e mezzo fa a Lentini. Per diventare più attrattivi, intanto dobbiamo chiederci cosa vuole l'imprenditore per investire nel nostro territorio. Sicuramente vuole trovarsi un'amministrazione, una burocrazia molto più semplice e quindi bisogna agire sui regolamenti comunali. Abbiamo svecchiato alcuni regolamenti comunali, come ad esempio quelli di Deor. Regolamenti che a Lentini erano vecchi di circa 15-20 anni, quindi immaginate cos'era 20 anni fa un Deor esterno all'attività commerciale, immaginate quali sono le esigenze oggi di un turista che vuole visitare un centro cittadino e magari bersi o fare un aperitivo all'esterno di un locale. Svecchiare altri regolamenti come quello del commercio solo pubblico, per restituire dei mercati rionali, per spostare un mercato cittadino, per dare la possibilità a imprenditori anche itineranti di potersi insediare nel territorio e far conoscere ai turisti, ma anche ai cittadini, delle realtà gastronomiche che magari attualmente erano viste come quasi realtà abusive, quindi di chi viaggia e vende in scarse condizioni non solo igieniche ma anche di tracciabilità del prodotto venduto. Oltre a fare questo, ovviamente bisogna poi organizzare quella che è la macchina amministrativa comunale, quindi anche cambiare gli uffici, mettere gli uomini giusti ai posti giusti, formarli, appunto. Anche per questo è importante avere un partner come l'ITS, proprio per capire come è giusto formare i dipendenti comunali. E poi, oggi abbiamo la possibilità anche di informatizzare parecchio la macchina amministrativa. Questo perché? Adesso faccio un esempio. Ci troviamo noi in comune con un protocollo non informatico, cartaceo, che andava ad allungare a dismisura i tempi di pagamenti. Stiamo istituendo un protocollo elettronico digitale, abbiamo anche rivoluzionato delle procedure all'interno degli uffici comunali e abbiamo dimezzato i tempi di pagamenti delle imprese. Le imprese che lavorano per il comune di Lentini prima venivano pagate in circa 130-140 giorni, oggi siamo scesi al di sotto dei 60 giorni. È ancora tanto 60 giorni per pagare una fattura, però sicuramente in un anno è un grosso passo avanti. Altre attività sono quelle ad esempio di mettere in digitale le delibere di giunta, le determine, far sì che tutti gli atti amministrativi possano procedere nelle approvazioni in maniera molto molto più rapida. Ma questo ovviamente è solo la base, stiamo iniziando a rendere il territorio presentabile. Poi bisogna anche accogliere gli imprenditori che arrivano. E qualche imprenditore, farò un esempio, da noi già inizia ad arrivare. Noi abbiamo a Lentini un problema, un bubbone che è quello di una fabbrica di imballaggi, la cosiddetta Alba Sud. Se passate dalla Ragusana, sicuramente l'avete vista vicino all'ospedale nuovo, è una fabbrica, un'ex fabbrica anzi, realizzata con dei pannelli di amianto. Pannelli di amianto che ovviamente, come sapete, è ciò che di più dannoso possa esserci appunto per quanto riguarda appunto gli aspetti cancerogeni dell'amianto stesso. Allora, qual è la nostra scommessa? È stata quella di far sì che un bubbone del territorio, quindi una bomba ecologica a tutti gli effetti, diventasse in realtà un elemento di sviluppo anche enogastronomico. Quindi abbiamo incontrato più volte la proprietà della ditta, abbiamo incontrato anche degli imprenditori che erano intenzionati a investire nel territorio, abbiamo fatto non solo la trade union, ma abbiamo anche fatto capire agli imprenditori cos'era veramente necessario al nostro territorio. La prima proposta che ci era arrivata era la più banale ovviamente, quella di fare un centro commerciale al posto dell'Alba Sud, al posto dell'Alba Imballaggi. È ovvio che per chi conosce Lentini è una cittadina che è solo un quarto d'ora da Catania. A Catania abbiamo una vastissima concentrazione di centri commerciali. Immaginate, sì, sicuramente sarebbe stato utile smantellare quell'amianto, bonificarlo, però fare poi un centro commerciale che non so fino a che punto avrebbe portato ricchezza al territorio. Allora, diciamo che lavorando con questo gruppo imprenditoriale è nata l'idea del district food. Ora magari vi farò vedere l'idea progettuale, ancora siamo in fase iniziale. District food è un distretto agroalimentare, qualcosa che in Sicilia non c'è ancora, più che altro lo possiamo vedere nella fabbrica italiana del contadino, nella Figo di Farinetti. È un centro agroalimentare che comprenderà 24 stabilimenti produttivi di trasformazione, scusate. Quindi da cui si parte da materie prime locali, ad esempio le mandorle, ad esempio le olive, e si va a trasformarle, ad esempio in confetti, ad esempio in olio, in preparati
di questo tipo. Questi 24 serventi agroalimentari potranno usufruire di finanziamenti europei, intanto per l'acquisto di questi capannoni, porteranno ovviamente sviluppo sul territorio, ma creeranno anche una sorta di indotto, perché non saranno 24 stabilimenti creati e quindi un indotto industriale agroalimentare separato, ma saranno ovviamente uniti da varie attività. Innanzitutto da uno spaccio alimentare e di degustazione, collegato con alcune realtà, quali ad esempio le navi da crociera o altri tour turistici, che potranno in una mattinata vedere 24 produttori locali, poter degustare, poter prendere contatti e quindi ritornare a riacquistare o ordinare. Saranno legati anche da un punto di valorizzazione del territorio. Abbiamo fatto noi un protocollo d'intesa con la Proloco cittadina, ce la siamo tirati all'interno del comune, dando il piano terra del municipio, e avranno anche uno spazio all'interno del distretto agroalimentare per far sì da attrarre, anche visitare delle bellezze territoriali, Endini, come Siracusa, ha ovviamente una storia millenaria, e poterli quindi attirare dall'attrattiva enogastronomica e poterli poi portare in città per vedere altre bellezze, comunque in generale nel territorio siracusano. Avrà all'interno anche un hub logistico, per far sì che è ovvio che si punta alla vendita diretta, alla vendita alle commercianti, al rappresentante che porterà anche al di fuori della regione sicilite i prodotti siciliani, però non possiamo nasconderci sul fatto che oggi l'azienda che è maggiormente in crescita è Amazon. Oggi l'azienda che più vende al mondo è l'azienda che vende online. E quindi sarà istituito all'interno del District Food anche un hub logistico e un portale per la vendita online, immaginiamo i mercati anche che sono al di là del mercato sicuramente italiano. Quindi questo diciamo che è brevemente un'esperienza di ciò che si può fare con poco, non mettendo nulla, mettendo solamente buona volontà, cercando di mettere le persone giuste ai posti giusti e saper vendere il nostro territorio. Adesso brevemente si apre il sito, giusto per farvi vedere alcuni dettagli. Ovviamente in tutto questo sarà coinvolto, per questo nasce anche l'accordo con l'ITS, proprio per essere quell'anello mancante, no? Fra l'istruzione classica e poi le vere esigenze di quello che serve ai produttori. Tant'è Alessio che uno dei prossimi percorsi abbiamo deciso di delocalizzarlo proprio sul territorio di Lentini, anche per venire incontro a queste esigenze. È più di un'idea, è già proprio un progetto vero e proprio in cui c'è un sito internet di streetfood.it che stanno già utilizzando gli imprenditori per attrarre gli investitori e quindi mostrare il progetto. Ecco qua, attraverso un portale, un sito in cui già sono inseriti i vantaggi per i produttori, per i consumatori, la brochure. Dopo aver proceduto alla bonifica del sito? Assolutamente sì, questo è un vantaggio che sfrutteranno dei finanziamenti per quanto riguarda il piano amianto, per lo smantellamento dell'amianto, per costruire il logo. Assolutamente sì, quindi il primo passo è quello, perché per la bonifica sono richiesti circa 500.000 euro per la bonifica dell'amianto, somme che non solo il comune non avrebbe mai a disposizione, parlo di comune di Endini, è un comune di dissestato, quindi è un comune che ha dichiarato bancarotta qualche anno fa, ma tra l'altro è un terreno privato, quindi neanche volendo il comune potrebbe intervenire senza creare un danno all'erario, quindi per forza di cose bisogna essere appunto creativi e cercare queste combinazioni di finanziamenti pubblici e finanziamenti privati. Ora non lo lancio, ma c'è proprio anche un video a disposizione che fa vedere proprio il rendering del progetto e appunto ne dà i dettagli, magari poi ve lo lascio per chi lo volesse vedere, è molto semplice, districtfood.it, potete approfondire. Sostegno di quanto detto dal vice sindaco che ho avuto il piacere stamattina di conoscere, la zona nord di Siracusa non è da meno la zona sud, credetemi. Gli eventi agrigliari che portarono al compimento nel 2011-2012, adesso non lo ricordo, portarono 50.000 presenze. E fu un progetto pilotico, quando c'è sistema, quando c'è variabilità
nell'offerta materiale e immateriale. I risultati arrivano. Io vedo con molto piacere che c'è un sindaco giovane che si proiettano verso la sistemicità del territorio all'unisono. Una grande carenza è questa. Adesso c'è coffee break, si è parlato di cibo, archeologia, che poi andremo a vedere, andremo a rivisitarlo dopo. Avrete modo di degustare dei prodotti che hanno sede storica, insomma l'azienda cui ho il piacere di rappresentare, sono entrato oltre 40 anni fa, è un'azienda storica, nel senso che fanno panifico nel Passiglio dall'880-890, per cui ci addentriamo proprio in quel percorso storico di cui siamo qui a rappresentare. Grazie. La nostra studente, che è Chiara Siracusa, che voleva fare una breve presentazione di un lavoro che hanno fatto all'interno del nostro percorso. Nell'attesa, lo facciamo adesso. Vieni Chiara. Anzi, un applauso. Buongiorno a tutti, io sono Chiara, come abbiamo detto sono una borsista della Fondazione Archimede, che sono qui per raccontarvi un progetto che è stato svolto in team. I miei colleghi in particolare sono Lorenzo Messina, Lopresti Valentina e Federica Papalia e la sottoscritta. In realtà però tutta la classe ha collaborato per fare diverse proposte. E quella che voglio raccontarvi oggi è Ortitto in particolare. Ho messo il mondo della birra. Tarie qui. Queste sono le tre persone che hanno invitato, no? Questa è il consiglio. Ovviamente. Andiamo a vedere come nasce una birra okay. Di fantasia. Noi tutti sappiamo quanto la nostra città sia ricca di storia e di tradizioni. Tuttavia alcuni aspetti della nostra cultura possono essere ulteriormente valorizzati ai fini turistici. Il nostro obiettivo è quello proprio di creare percorsi per lo sviluppo sostenibile del territorio, fornendo quindi dei servizi che offrono al turista un'esperienza unica e indimenticabile, costruita attraverso una comunicazione attenta e mirata, instaurando delle relazioni con i possibili utenti anche attraverso l'ascolto di quelli che sono i loro bisogni e le loro aspettative. Come stavo dicendo, la nostra proposta è quella di far incontrare l'offerta artistico-culturale e quella enogastronomica ancora poco valorizzata, ma a nostro avviso innovativa e fondamentale per suscitare delle emozioni tali da far amare oltre che conoscere il nostro territorio. E quindi per ottimizzare il risultato siamo partiti dalla costruzione del profilo di un nostro possibile utente, che noi chiamiamo personas, ovvero dei profili inventati, ai quali abbiamo assegnato un'anagrafica, una personalità, degli interessi e anche uno status sociale. Il nostro caso si tratta di una ragazza di origine medio orientale, di 25 anni, studentessa di architettura, che è amante dell'arte e della perfezione e che ha come caratteristiche la curiosità e l'intraprendenza. E quindi abbiamo ipotizzato che questa ragazza potesse essere un'appassionata della nostra pasticceria, in quanto essa presenta diversi elementi di origine araba che non sono altro che una rivisitazione dei sapori di quella che è la cultura della nostra persona. Ed è così che quindi ha preso forma il nostro progetto, che prende il nome di Ortit. Noi pensiamo che l'enogastronomia sia cultura, è parte di una storia che tramandiamo da generazioni e i mercati con i loro prodotti tipici rappresentano l'anima pulsante dell'identità locale. Ed è questo il motivo che ci ha spinti a creare un percorso che potesse coniugare i luoghi e i sapori al centro storico della nostra città, che prende il nome di Ortit.
Ortit si snoda partendo dalla Porta Marina, dove sono presenti diverse gelaterie e caffetterie che permettono facilmente il consumo di una buona colazione, sullo sfondo suggestivo di un tipico luogo di ritrovo siracusano. Attraverso il lungomare poi il percorso prosegue fino alla Fonte Aretusa, che è un simbolo identificativo della nostra città per gli elementi che lo compongono. E quindi sto parlando del mito, della leggenda, ma soprattutto delle bellezze naturalistico-paesaggistiche che lo caratterizzano. La terza tappa del percorso è Piazza Duomo, con la sua cattedrale, che è una meta turistica obbligata, in quanto qui si può ammirare uno spaccato di storia che va dall'età classica greca fino al barocco siciliano in una fusione armonica di elementi. E la curiosità che caratterizza il soggetto da noi preso in considerazione ci ha spinti a far proseguire il giro verso il quartiere della Giudecca, che oltre che il Museo dei Pupi e i suoi vicoli labirintici impregnati di storia, risveglia anche i sensi grazie alla presenza di alcuni esercizi commerciali che si occupano della vendita dei prodotti enogastronomici locali. Altre tappe consigliate per un'esperienza appagante che non possono assolutamente mancare in un itinerario di carattere enogastronomico sono l'antico mercato, che rappresenta un trionfo di colori e di profumi tipici della nostra terra e del nostro mare, oltre che essere anche un simbolo di eccellenza dello street food. Ovviamente abbiamo preso in considerazione anche quelli che sono le pasticcerie del cuore di Ortigia, ma soprattutto i ristoranti, le trattorie, le taverne, quindi i luoghi tipici e caratteristici della nostra cucina, che uniscono il piacere del gusto a quello anche della vista di uno scorcio paesaggistico che non può non essere ricordato. Grazie a tutti. Grazie Chiara. Vorrebbe un doppio applauso, perché già il fatto di essere qui a spiegare questi progetti, questo loro percorso, già sono piacere. Invito il presidente Vivona, prego, mi ha facoltà presidente. Che io sono presidente di sezione agroalimentare, ma lui ne è, cioè qua il dottor Catalano, che è il direttore, e il presidente di Confindustria, cioè il padrone di casa, coloro i quali mi stanno ospitando in questa sera. Stupendo. Prego, per parola, la presentazione di Confindustria. Grazie Franco. Buongiorno a tutti, relatori, organizzatori, studenti, discenti, docenti. Innanzitutto desidero ringraziare in maniera particolare gli organizzatori di questo evento, in quanto che oggi vengono coniugati due termini che sono importanti anche per Confindustria, che sono il tema del turismo e il tema dell'agroalimentare. Sono temi fondamentali in questo momento in cui noi stiamo vivendo e dobbiamo, se ancora non l'abbiamo vissuto, la dobbiamo vivere, questa transizione da una società monoculturale che si è sviluppata in questi anni soltanto nel campo dell'industria a una società pluriculturale che privilegia quelle che sono due importanti risorse del territorio, che sono il turismo e l'agricoltura. Confindustria, che io mi onoro di presiedere da un anno, sta fondando tutte le sue risorse nel valorizzare queste importanti attività che era tempo che venissero riscoperte. Però vi è stato anche detto nei vari interventi, l'abbiamo notato anche nell'ultimo che ho avuto occasione di sentire di sfuggita, che c'è un aspetto che bisogna sempre sottolineare, che è l'aspetto della qualità, perché ci dobbiamo rendere conto che il turismo e l'agroalimentare e l'abbinamento
di queste due caratteristiche non sono una prerogativa ed una specialità esclusiva del nostro territorio. Ci stiamo arrivando noi in ritardo di anni e anni rispetto a altri turisti, altri distretti, compresi quelli siciliani, che ne hanno, che non ne hanno le stesse caratteristiche, non hanno le stesse potenzialità. E allora noi dobbiamo colmare questo gap che c'è, come? Con la qualità. Quindi passare da un determinato turismo enogastronomico che è di facile accesso a un turismo elitario di qualità, perché abbiamo le caratteristiche del nostro territorio sia in settori come quello della cultura, come quello dei beni architettonici che sono unici, e abbiamo delle materie prime che non per che alcune di queste prendono proprio il nome dalle località dove vengono generate, cioè avola non lo conosce nessuno se non per la mandorla, pachino non conosce nessuno al mondo se non per il pomodorino, e potremmo continuare così a lungo. Ecco, noi dobbiamo evitare allora di subire quello che sta subendo una provincia a noi vicina, che è quella di Gela, che si sta trovando a passare da una fase di transizione senza avere una prospettiva, una transizione di tipo dello sviluppo. Voi sapete che è stata chiusa praticamente l'attività industriale a Gela, e oggi che stanno cercando di convertirsi in una raffineria cosiddetta green, hanno delle grossissime difficoltà e non hanno, perché non hanno le alternative. Ecco, noi attraverso iniziative come queste si buttano le basi per creare le alternative. Noi siamo qui perché possiamo realmente diventare la casa delle imprese che investono e che scommettono nel settore dell'agroalimentare e del turismo. Quindi porte aperte di Confindustria a queste attività, e che ce ne siano tante altre che possano dare lustro e spazio in una importante potenzialità del nostro territorio, che fino adesso è rimasto in una posizione molto di arretrato. Grazie e buon lavoro. Grazie al Presidente, grazie al Direttore di essere qui. Io volevo solo snocciolare, ho aspettato prima di fare l'intervento come Presidente agroalimentare di Confindustria, snocciolare dei numeri, dei dati che portano alla consapevolezza che ci dobbiamo orientare verso settori multidisciplinari, quale l'enogastronomia, quale il turismo, e non solo attenzionare la parte industriale del manifatturiero. Ora, se tenete presente che, come dicevo poc'anzi, che il 55% del PIL della provincia di Siracusa è dato dalla zona industriale, con l'indotto arriviamo al 70-75%, capite che c'è da fare una lunga riflessione per poi orientarci per creare un'alternativa e non aspettare che cade il pero e poi dire come facciamo senza il pero. Ragione per la quale c'è inizio Confindustria ha preso consapevolezza di questa tematica e si è orientato verso questo percorso. Come diceva poc'anzi, che ringrazio di nuovo il Presidente Bivona, le porte sono aperte di Confindustria, l'obiettivo è dare sviluppo e alternativa a questa zona industriale che viene così demonizzata, però tutti poi direttamente o indirettamente ne fruiscono. È inutile parlare poi di enogastronomia se non c'è un soggetto che possa comprare una mela, un miele o un pezzo di pane. Dobbiamo capire anche questo, che se non creiamo l'alternativa poi non ci possiamo orientare verso quello che, in poche parole, chiedo di fare una riflessione, che al centro c'è sempre il soggetto umano, che vede
la multidisciplinarità per il proprio percorso ad accompagnare. Multidisciplinarità significa avere la benzina, significa avere la lavatrice, ma significa avere un buon pezzo di pane, come avete detto stasera, e quanti altri prodotti, anche la parte intangibile, l'etica del lavoro, che abbiamo, Carmelo Maiorca, abbiamo fatto tante discussioni in questo percorso. Per cui, ripeto, Confindustria ne è consapevole, ha aperto le porte per fare questo percorso, ripeto, insieme al territorio, e non essere prevaricatrice di un qualcosa, di un territorio, perché questo territorio di Siracusa, io vedo la realtà siciliana tutta e quella italiana tutta. La percezione che hanno i siracusani è che Confindustria sia prevaricatrice su altri settori, sia un simbolo di qualcosa che è demone. Non è affatto vero. Non c'era la consapevolezza che il petrolio facesse così male. È l'utilizzo del petrolio. Il petrolio fino a se stesso non fa male. È come avere un coltello che può tagliare il pane, ma può uccidere. L'invito è sempre ad avere un equilibrio nei processi di riflessione che si fanno. Non è tutto grigio, non è tutto nero, non è tutto bianco. Ecco questo. La ringrazio. Io adesso aspetterebbe il mio intervento, ma volevo dare adito a Latino e i miei associati, a Todere e quant'altro, perché io poi noi altri perderemmo con il bio a spiegare, e volevo invitare Todere perché abbiamo gustato un olio stupendo, bellissimo, abbiamo degustato i tuoi prodotti. Prego. C'era solo una... Un attimo, siccome c'è una domanda per il relatore Billy, volevamo soltanto questa risposta. Sì, allora. Pronto? Eccolo. Allora, c'è una domanda rispetto al discorso delle agenzie di viaggi. No, io non sono affatto contrario alle agenzie di viaggi, sono convinto che certi prodotti di nicchia non si vendano sulle agenzie di viaggi di strada, nel senso non si può mettere lì. Perché lì si vanno a comprare le settimane a Palma di Maiorca o le cose più la crociera. Sicuramente l'agenzia di viaggio ci vuole di mezzo, perché è quella che fa pacchetto, che mette insieme e che ha la visione totale strategica, però ci vuole un'agenzia di viaggio agile e snella, che venda online e che sia capace di andare a prendere proprio il target. Cioè, quando parlavo prima di enoteche, che si trova la gente lì, su 100 persone che vanno in enoteca 98 sono interessate al vino, 2 le accompagnano ma 98 sono interessate al vino, sono lì che si può andare a vendere facilmente un prodotto come questo. È chiaro che poi ci vuole gente che lo sa vendere, e l'agenzia di viaggio è probabilmente quella che la sa vendere e ci vuole di mezzo, quindi esclusivamente quello, ma anche le agenzie di viaggio sono diversificate. Non c'è più solo il grande tour operator, solo la grande agenzia di viaggio, ma c'è la possibilità, sempre con le tecnologie, di fare piccole cose che stanno online e basta, o che si muovono quando è necessario. Solo questo. Mi sono venuti altri 2 spunti sentendo le presentazioni prima. Per esempio, parlando di lentini, mi viene in mente che a Firenze vedo partire ogni giorno, ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, un autobus a 2 piani che va a The Mall, dove vanno a comprare l'abbigliamento di marca. Mi piacerebbe che ci fosse una cosa simile, dove parte un autobus ogni mezz'ora, diciamo così, ogni più, che va a Lentini a portare persone che sono interessate a comprare e ovviamente tutto, anche i servizi che nascono, giustamente, come si diceva prima, accanto a quello ci vuole, se viene l'americano a comprare, ci vuole qualcuno, gliela mandi la roba, gliela mandi fresca. Quindi servizi che nascono attorno a questo. Altra cosa, la risorsa neogastronomica come valore aggiunto. Negli Stati Uniti, quando c'è la finale del Super Bowl, ci sono le pubblicità, venite a vedere il Super Bowl nella Napa Valley, perché vi prepariamo la casa con un maxi schermo e del vino ottimo. Nessuno ha mai pensato di dire venite a vedere la finale dei campionati del mondo in Russia, un tedesco in fin dei conti se lo guarda in televisione anche lui, venitelo a vedere a Siracusa davanti a uno schermo gigante con il nostro cibo buono. E questo è un prodotto turistico anche questo. Pensate la perversione che io chiamo un tedesco a vedersi la finale dei campionati del mondo in Russia, ma te le viene a vedere qui perché qui abbiamo la roba buona e stai meglio che a casa tua. Grazie, scusate, mi ho rubato altro tempo. Sì, Francesco Todoro.
Francesco è un grande, non massa critica, ma di alta qualità del prodotto. Come è stato già detto e ribadito, la triade mediterranea vede la cerealicoltura, il vino e, per quanto riguarda, l'olio. Francesco parlerà di olio. Sì, nel frattempo. No, no, sì, non posso, c'era la schermata precedente, c'è il file precedente. Ne approfitto per dire che Francesco, oltre che produttore, è anche vicepresidente della sezione agroalimentare, per cui lavoriamo insieme strettamente per quanto riguarda. Io volevo fare un'altra, posso fare un'altra aggiunta a quello che diceva il presidente, che ha parlato di turismo agroalimentare, abbiamo parlato in una grande formazione del, che è la base. Sappiamo perché è il cappello della giornata di oggi, però non dobbiamo dimenticarci che lì andiamo poi a mettere i segni del domani all'altro. Lì è la metodologia di... Sì, ma bisogna creare inventiva, fantasia e creatività. Poi ne parlo, però comunque, come vedrà, tanto quando poi partirà, buongiorno a tutti, quando poi partiranno queste piccole slide, che non sono slide, sono delle immagini che un po' raccontano a spezzoni qual è stata un po' la nostra esperienza, cioè il nostro percorso soprattutto creativo, perché sulla piccolissima produzione di olio che ancora oggi teniamo in piedi con grandi sforzi, con grandi sacrifici, per legarci molto al territorio, a dare delle scelte anche contro tendenza rispetto a alcune abbagli commerciali che potrebbe essere facilissimo cogliere. Abbiamo fin dalle origini lavorato molto sulla trasmissione anche visiva di un concetto di qualità. Le cose vanno sicuramente, camminano ovviamente insieme, sono degli argomenti che sono stati riproposti in varie declinazioni un po' da tutti. Non per nulla, infatti, poi sono arrivati anche dei riconoscimenti internazionali che hanno dato ulteriore, diciamo, linfa e carica ai miei partner. Esatto, va bene, perfetto. Questo ancora, ecco, questa è Ambrosia, diciamo, chiamo io 0.0, cioè nasce già così nel 2005 con una scelta legata molto a un nome di famiglia, quindi comunque, cioè, un'appartenenza storica che comunque in Sicilia è sempre interessante riproporre, sempre che ci sia una sostanza dietro. Ma col grafico al quale lasciamo a suo tempo massima libertà, indicammo di dare un concetto assolutamente nuovo di bottiglia. Quella fu una bottiglia che Vetrerie Bruni fece appositamente per noi, e serigrafammo in polvere di piombo questo Fallen Angel, che comunque ha creato un meccanismo molto riconoscibile, e quindi con una comunicazione abbastanza spinta rispetto al concetto di olio, perché abbiamo sempre ritenuto, attenzione, poi alcune scelte possono essere condivisibili oppure no, che bisogna anche superare il concetto di oro della terra, oro di Sicilia, la mano che spreme e quant'altro, voglio dire, potrebbe anche essere, diciamo, non del tutto condivisibile, però questo ha fatto sì che proprio quella bottiglia ha preso il primo premio al concorso Armonia della Scuola Alma, quando ancora c'era Maestro Marchesi, ha una gran menzione al Sol d'Oro di Verona per 2 anni consecutivi, perché a segno che anche il prodotto interno, allora era una tonda iblea, aveva anche quindi un corpo, il gioco allora fu un corpo e un vestito, cioè una sostanza e un abito che si potesse presentare adeguatamente. Oggi sarebbe stato anche il caso di parlare oltre, però in effetti noi siamo in una fase molto avanzata, adesso siamo alla 3.0, 4.0, perché stiamo per partire per Verona, siamo al Sol, poi faremo anche il Salone del Mobile, perché è velocito proprio per questo, cioè il nostro olio sarà in uno showroom all'interno del fuorisalone, perché probabilmente, anche in questo stiamo giocando su questa cosa, cioè l'appeal di costruzione di un prodotto che va legato a un territorio deve essere anche presentato in contesti inusuali, ma che probabilmente saremo uno showroom di una grande azienda di
di cucina e ci cucineremo sopra, e romperemo anche il meccanismo museale che a volte devono avere gli showroom, perché lo showroom non si può toccare, non si può sporcare, non può diventare momento di aggregazione. Questo sarà un bel esperimento del quale spero di potervi parlare più avanti. Come sapete però, l'ha citato Carmelo Maiorca in un passaggio, il nostro percorso è un po' più ampio, cioè Ambrosia, che adesso è società agricola, ha affiliato piccole altre attività, ha anche un'attività piccola ristorazione a Siracusa che cerca di fare con loro, seguiti anche da altri amici, dei percorsi di senso, e sta completando con la proprietà terriera, quella più estesa che ha in provincia di Messina, Gio Samarea, 480 metri sul livello del mare di fronte alle Oli, invece un percorso di piccola accoglienza, senza TV, non sarà assolutamente, perché abbiamo una grande produzione orticola. All'interno ci sono dei forni, esatto, che io andai a studiare, esatto, dei forni storici, che io mi trovai a studiare senza sapere che fossero i miei, di sua proprietà. Sì, ecco, esatto. Sono andato a fare delle interviste in quei luoghi, esatto, e trovai su un terrazzo splendido con dei forni storici. Sì, è che stiamo mantenendo in tutta questa situazione, tutto ruota attorno a questo forno, dove poi ci sarà un living cucina che sarà aperto alle quattro camere. La gente potrà andare nell'orto, prendere, cucinare, eccetera. Questo cosa voglio dire? Non mi voglio ripetere. Cultura, territorio, senso delle cose che si fanno devono essere raccolte in un contenitore e soprattutto raccontate, tant'è che, volendo fare un po' una battuta, io sempre sostengo che ci sono tre tipi di turismo collegati, c'è un altro tipo di turismo collegato all'enogastronomico e all'eco gastronomico, c'è il turismo ego gastronomico, perché in effetti chi di noi non vuole vivere un'esperienza, sia per un'esigenza interiore, anche edonistica spesso, che riguarda un suo piacere da soddisfare, un piacere interno, intrinseco, ma anche di più egoistico nel vero senso, perché poi è molto figo raccontarlo dopo, che sono stato da questo piuttosto che da quell'altro. Non per nulla non staremmo a parlare della pizza a 16 euro di Carlo Cracco, la più fotografata su Instagram nell'ultimo periodo. E quindi, giusto per comprendere, questa è una lattina serigrafata da 25 CL che all'estero è andata a ruba e ancora ci richiedono. Chiudo, perché è giusto dare spazio agli altri. La cosa più bella che vi racconto è che la nuova bottiglia che presenteremo dimentica l'Angelo, dimentica il Don Vicè, e sarà una sorpresa per tutti. Perché prima o poi, sì. Perché prima o poi le cose belle bisogna anche superarle. Quindi ve lo dico con un po' di fiato in gola, però sarà, sì, una bella sfida. Sì, giocheremo sui numeri questa volta, perché ci sarà un racconto. Io sono un camminatore, sono andato per ben tre volte a Santiago a piedi, e quindi il cammino è il racconto deve trovare spazio. Grazie. Grazie. Un altro associato, una premessa: il valore aggiunto dell'agro lo si ha attraverso la trasformazione, che ha nella sua trasformazione l'arco temporale, l'arco geografico, lo supera, che poi diventa valore aggiunto. Prego, Cannarella. Grazie, Guido Cannarella, buongiorno a tutti. Sono rimasto molto colpito dalla presentazione dal progetto del professore Ghilardi, perché è vero che l'archeologia affonda nel passato, ma è impulso spesso per attività nuove, innovative, e guarda un occhio sempre rivolto al futuro. E io non ho esperienze in tal senso, la mia archeologia nell'attività che svolgo risale a un'antica ricetta che è datata 1883, per cui archeologia recente. Però è stato da lì che ha preso le mosse. Noi facciamo un prodotto che qui è molto conosciuto, sono i geli siciliani, ma che al di fuori di questo territorio è assolutamente ignoto. Quindi da qui iniziare una sfida per portare un prodotto su altri mercati e farlo conoscere. Ovviamente ci sono stati un po' di aggiustamenti del tiro durante questa prima fase di come raccontare un prodotto sconosciuto con una tradizione importante, su mercati che non lo conoscono.
Pertanto abbiamo pensato, io non ho purtroppo delle immagini, ma forse questa può essere emblematica, abbiamo pensato di legare il prodotto a immagini emblematiche del territorio, per cui ogni referenza ha, in questo caso la balata di Marzamemi, ma ci sono foto di Noto, scattate a Ragusa nella provincia, perché lì ci sono le carrube, noi lavoriamo anche con le carrube, lavoriamo con le mandorle, per cui foto scattate anche nel comprensorio di Avola, per caratterizzare un prodotto e il suo territorio. Le risposte che abbiamo avuto sono state prevalentemente nelle fiere. Noi facciamo un prodotto dedicato alla ristorazione e non al largo consumo, per cui la nostra necessità è quella di comunicare nelle fiere di settore a chi ci acquisterà la provenienza di quel prodotto, innanzitutto le materie prime che i ristoratori conoscono, perché sanno benissimo cos'è la mandorla di Avola, magari non conoscono il bianco mangiare, ma conoscono benissimo la mandorla di Avola. Quindi poter, attraverso un racconto fatto di immagini di un territorio, arrivare a presentare un prodotto è stato, secondo noi, il percorso ideale. E quando riusciamo a far ad assaggiare un gelo ai ristoratori che vengono anche dall'estero, perché spesso queste manifestazioni che avvengono in Italia sono molto frequentate da ristoratori o da buyer che vengono da paesi esteri. Oggi stiamo cominciando a tessere rapporti commerciali con paesi ovviamente non lontani, perché il nostro è un prodotto fresco con scadenza 30 giorni, per cui li dobbiamo raggiungere anche in fretta. Però diciamo, all'interno della comunità europea cominciamo ad avere degli acquirenti che ci hanno riconosciuto attraverso le immagini innanzitutto, e poi degustando. E la soddisfazione migliore è quando ti dicono: certo che la Sicilia, quando si impegna, c'ha delle cose per le quali è imbattibile. Ecco, diciamo che questo è un primo step, diciamo, noi siamo arrivati alla soddisfazione, alla messa a punto di un prodotto che fa riconoscere la Sicilia, e devo dire con orgoglio anche il sud-est della Sicilia. Poi ci sono mille altre contraddizioni problematiche, soprattutto legate alla logistica, ai trasporti, che vanno migliorate. Però la nostra esperienza di aver iniziato solo 2 anni e mezzo fa un'attività che oggi comincia ad affacciarsi anche sui mercati internazionali, devo dire, la si poteva impiantare solo qui, non poteva essere realizzata altrove, perché non avremmo avuto la stessa qualità di prodotto, la stessa qualità di materia prima, e non avremmo ottenuto lo stesso prodotto lavorando altrove. Basta, io questo. Questo è il nostro excursus, vi lascio. Buonasera. Del fare. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il presidente Bivona per l'ospitalità di Confindustria, ma nonché il direttore Giovanni Di Mauro per avermi coinvolto in questa importante giornata di studio e approfondimento. La formazione di fatto è il denominatore comune di questa iniziativa, di questa giornata, e come tutti hanno ripetuto prima precedentemente, è la base del successo. Qua non si sta a parlare della filiera agroalimentare o di come un ristorante possa essere più o meno competitivo. Qua o compete un territorio, una logica di marketing territoriale, o siamo costretti tutti a soccombere oppure a resistere. E credo che tutti abbiamo una vita molto breve, per cui se rispetto a quella che ci aspetta nell'aldilà. Quindi se vogliamo lasciare veramente un segno in questa terra, o cooperiamo o soccombiamo. Io parto anche da un esempio, da uno studio che ho fatto nell'ambito della mia attività di ricerca, quindi benchmarking tra la provincia di Siena e la provincia di Siracusa. Partiamo su tutti i fronti, sulla logistica, sulla professionalità, sulla formazione, cioè mancano le risorse vere che sappiano lavorare. Io lo dico ai miei giovani quando faccio delle lezioni nella mia agenzia, dove faccio incontro operatori: approfittate del tempo che avete quando state in classe, approfittate dei tirocini, assorbite, perché altrimenti lavoro non ne trovate.
la forte rotazione che c'è è perché l'imprenditore si stanca di formare, si stanca di avere dentro delle persone che non possono portare avanti un'azienda. Ed ecco perché le aziende familiari resistono, perché le famiglie si chiudono, fanno sacrifici e resistono contro una concorrenza. Al di là che hanno pensato a come posizionarsi nel mercato per essere leader di costo o leader di differenziazione. Per cui è un'opportunità importante, siamo seduti su una miniera d'oro, lo dicono il patrimonio enogastronomico, culturale, lo dicono anche i finanziamenti europei che ci danno grande possibilità di rilanciare la nostra economia. Io da consulente facevo fino al 2012 100 start-up di impresa all'anno agroalimentare, dal 2013 ne faccio 10, perché delle 100 l'indice di mortalità era così elevato che mi sono sentito così responsabile nei confronti di queste persone e anche nell'affrontare la mia esperienza operativa nel rilevare un'attività che appunto è la loggia del mercato di Ispica, dove lì il pubblico e privato veramente hanno fatto squadra, cioè il mercato di cui le parlo, il mercato di Ortigia, c'è un gemello mercato a Ispica. Io da economista agrario, no? Dal concetto che il più alto valore aggiunto alle materie prime si può dare nella ristorazione, perché in un'industria alimentare attraverso il messaggio che lei parla, che lei diceva prima, legato al territorio, quindi ecco il marketing territoriale, arriva nelle tavole ma lascia un'emozione magari più fredda rispetto a quella calda che può avere chi ti serve al tavolo e chi ti spiega anche il prodotto in modo, no? Quindi il modello della ristorazione non vi è dubbio che è il modello migliore che possa esserci per dare valore aggiunto al nostro prodotto territorio. E l'esperienza di cui parlava il professore Billi prima è quel servizio incorporato al prodotto che uno dà nel parlargli, nel servirgli un piatto di pasta freddo con un po' di salsa o quello che volete di condimento, o nel parlargli con un piatto di pasta che è fatta con grano autoctono, comunemente detto antico, come quello che usa l'amico mio Vescera, che mi ha veramente sempre avvicinato a questo mondo da quando ero studente universitario. E per me il mio benvenuto per chi si siede al mio tavolo è pane autoctono fatto con lievito madre, no? Quindi del genere Saccharomyces lactobacillus, i profumi che gli dai, glielo spieghi cosa avviene nella maturazione, cosa avviene nella lievitazione del prodotto e cosa avviene quando lo inforni in un forno a legna anziché in un forno elettrico. E se lo abbini a un olio extravergine d'oliva come quello del Dordò Todero, che è un olio dopo Montiblé, gli spieghi le varietà, gli spieghi come è stato spremuto a freddo, come è stato conservato e anche come devono fare a casa. Cioè, la cosa bella è spiegare un piatto, un prodotto che può essere ripetibile. Io nel mio locale utilizzo solo in cucina, nel mio ristorante, solo olio extravergine d'oliva DOP. Vi racconto questo piccolo per parlare di numeri, perché a volte tutti sono convinti che usare la qualità, no, significa costa molto, il food cost aumenta. È sbagliato, non è vero. Perché il valore aggiunto che hai in un ristorante è così elevato, ok? Che se lo sai spiegare, il consumatore ti riconosce quella della qualità. Se non lo sai spiegare, quindi non hai professionalità all'interno di tutto il ristorante, sono sprechi purtroppo. E allora, con mio padre, che ha 70 anni, quindi vecchia generazione, lavorava al petrolchimico, quindi nulla a che fare, no? Che è venuto in mio soccorso perché ci volevano più occhi, altrimenti ti rubano, ok? Gli ho detto, da oggi in poi si usa olio extravergine d'oliva dopo Montiblé. E mi ha detto, ma tu sei pazzo, ci costa 10 euro al litro. Perfetto. Invece, ma perché non compriamo, non utilizziamo l'olio del supermercato con 4 litri? No, perché oggi nel mio bilancio io ho solo costi, registro solo costi. E perché se compriamo olio extravergine d'oliva non è sempre un costo? È vero, ma vedrai che abbiamo i ricavi se non gli utili. Come? L'olio che io do come benvenuto, no? Col pane, significa che il mio ospite, ok? Non cliente, non turista, ospite, perché si deve entrare in empatia con la persona che ti arriva al tavolo, no? Perché sta venendo e si sta fidando di te. Quando gusta quell'olio, esce pazzo. Guarda che profumo, guarda,
quindi un tavolo, ogni tavolo mediamente uno su 5 su 10 mi compro una bottiglia d'olio, cioè io vendo 50 ml di olio a 12 euro al litro, perché questi sono i prezzi, ok? Per cui cosa sto facendo in quel momento? Sto facendo ricavi. Ma c'è chi si compra la latte da 3 litri, quella che si compra da 5 litri. Ebbene, alla fine dei 3 mesi, facendo mio padre che si faceva i conti, ok? Praticamente quasi quasi stavamo andando inutile. Ma la cosa più importante è che si sono abbassati i costi per la prima referenza, che era olio. Andiamo alla farina. Tutti utilizzano farina 00 che arrivano da tutte le parti d'Italia, senza pensare se ci sono aflotossine, microtossine, umidità, senza pensare tutto quello che sono la parte della sicurezza alimentare. Mettiamo che sono tutti sicuri perché comunque sono in commercio e io ho sempre i miei dubbi, o meglio, ma se ho un prodotto di qualità superiore e addirittura lo posso comprare anche a un prezzo più basso, ma chi è questo pazzo che non lo fa? Perfetto. Per cui per esempio la mia pizza, il mio pane, che lo facciamo all'interno del ristorante, io utilizzo solo, se il granoterra non mi serve perché ha la sua funzione, madonita, tipo 00, tipo 2 o farina integrale, timilia o russello, cioè, ma capite bene che profumo do e che valore aggiunto do a quel pane se lo so spiegare, ma non c'è bisogno neanche di spiegarlo, perché quando mangiate un pane come quello che avete mangiato oggi, con l'olio, cioè, i sensi, no? Che sono olfatto, che è visivo, cioè, ti esplodono, cioè non ci sono dubbi, no? Per cui capite bene che valore aggiunto abbiamo con un modello del genere e quanto mi sta costando, cioè quando io utilizzo per esempio pasta di grani autoctoni, che la compro anche a 5 euro al chilo, mi costa, è vero, non è che ci sono dubbi su questo, ma quanto mi sta costando il food cost di quel piatto, quant'è in termini di pasta? 80-110 grammi mi sta costando dai 40 ai 50 grammi, quanto lo pagate in un ristorante medio? Almeno dai 10 ai 13 euro a piatto. Cosa sono 50 centesimi? Quando tu alla persona, all'ospite che è là, gli dici di cosa sta mangiando, bisogna essere preparati, altrimenti è meglio che non andare, perché altrimenti fallite comunque. E non solo, ma quella pasta che tu ce l'hai nello shop là visivo, la vendi. Cioè, la stessa cosa dell'olio. Così come vendo l'olio, vendo la pasta. Così come vendo la pizza e il pane, gli sto vendendo la farina e gli do pure la ricetta, perché io non ho timore che qualcuno faccia la stessa cosa come me, anche perché in termini di marketing cosa sta succedendo, professore? Sta succedendo che la signora che va a casa pensa al mercato, a Salvolatino, alla tua azienda e a chi gliel'ha detto. Abbiamo un effetto comunicazione indiretta forte, devastante. E se allo shop, cioè, e se diciamo al ristorante, allo shop, gli abbini anche un e-commerce, i clienti che mi arrivano, gli ospiti che mi arrivano, i turisti che mi arrivano, hanno il prodotto a casa dove vogliono. E se a questo abbiniamo innanzitutto un'azione di responsabilità sociale, cioè io mi sono creato il mio modello mentale, no? Perché questa cosa è successo perché nel 2013 stavo fallendo, perché ero affidato a tutti i professionisti. Cioè la mia idea da economista con la cravatta e giacca, come vedete adesso, non funzionava perché non si reggeva sulle gambe e sulle braccia dei miei collaboratori. E poi avevo preso i migliori, perché ho detto, che è il miglior caposala? Si trova in Portogallo, prendiamolo. Che è il migliore? Ho preso i migliori. E questo modello non funzionava. Se non quando, per errore, mi sono trovato io in cucina, disgraziatamente per loro, solo a cucinare per 30 persone. Quando ho visto che per grazia di Dio ci sono riuscito, ho detto da questo momento in poi non esco più. E quindi la mia attività di ricerca mi ha portato a studiare ogni singola materia prima, anche perché poi sono un agronomo, per cui mi è venuto molto più facile approcciarmi in questo termine. Per cui cosa voglio dire? Che oggi la formazione, la responsabilità è una cosa molto importante. E se troviamo un modello che è quello che io mi sono dato ed è quello che io dico e diffondo sui tavoli ed è quel più alto valore aggiunto che può dare, che è la responsabilità sociale, cioè dire, io dico ai miei consumatori, ai miei allievi, dico comprare prodotti del territorio che siano di qualità certificata, quindi significa bio, DOP, IGP e slow food
a tutela della biodiversità e dell'ambiente. Noi abbiamo fatto cosa? Abbiamo sostenuto il reddito degli agricoltori, abbiamo creato nuova occupazione, abbiamo rispettato l'ambiente, ma la cosa più importante che abbiamo fatto, no, è combattere quelle che sono le cause che più ci fanno piangere, cioè le patologie cronico-degenerative. L'alimentazione sta alla base, l'80% delle patologie cronico-degenerative stanno alla base di un corretto stile di vita, che sia alimentazione, che sia movimento, che sia meditazione. Se entriamo in questo concetto, noi abbiamo veramente svoltato, perché abbiamo migliorato la qualità della vita dei nostri cittadini, abbiamo ridotto i costi anche della sanità, che incidono sul 60%, 50% dei bilanci regionali di tutti, e abbiamo fatto un grande salto di qualità. Per cui, se mangiate pane come quello dell'amico mio Vescera, fatto con grano di timidia integrale, lo sapete che effetto ha. Cosa abbiamo molito con questo mulino? No? Abbiamo creato una semola, no, ma a casa, lo puoi fare a casa, cioè ti costa meno comprare un grano anziché la farina, e te lo fai a casa, lo cerni se vuoi, lo rimacini se vuoi, hai, che cosa hai? Hai endoscrusca, endosperma e gel, cioè hai tutto il valore nutrizionale del prodotto, non hai perso niente, perché l'obiettivo qual è? Ed ecco perché poi anche ho voluto creare questa figura di tecnico dei servizi non gastronomici, perché non basta saper scegliere la materia prima, non basta saperla cucinare così, in modo da metterla su una padella o su un bollitore, ma basta sapere, ma è importante conoscere le tecniche della conservazione delle colture, affinché sul piatto del mio ospite, di mio figlio, no, io porto un prodotto sano, nutriente, che non ha perso il valore aggiunto. Se io gli dico a un esperto, io dico anche questi ragazzi dell'alberghiera, cosa contiene il pomodoro di cui tutti parlano di ricopene, ma sapete il ricopene che vitamina è? È una vitamina liposolubile, che se non gli metti un po' di grasso, e nel caso specifico l'olio, tu non l'assimili così come l'hai comprato. Se tu compri una carne di un taglio eccellente, e io per esempio bio di un allevamento siciliano, che sia di Modicana, e poi la fai sulla brace, no? La posso fare, ok, mi può piacere, la posso fare, ma se la devi servire, ma se devi continuare a darla a tuo figlio, capisci bene che far cucinarla ad alta temperatura ti crea derivati degli idrocarburi e quindi benzopirene, e io al mio figlio, che non gli faccio fumare la sigaretta perché lo rimprovero, se glielo do invece glielo do direttamente da mangiare, no? Ci sono le tecniche che possono dare il più alto valore aggiunto senza perdere l'aspetto nutrizionale e senza creare tossicità. Te la fai sotto vuoto, te la metti in una padella antiaderente, passa la temperatura, gli dai sempre quella cromaticità, gli dai sempre quella doratura, senza che ne abbia creato tossine. Così come con la farina, dicevo, con la semola, dicevo prima, così come con la carota, con i licopeni, così come la pasta. Perché la pasta bisogna mangiarla al dente? Perché cosa abbiamo nella farina? Abbiamo vitamina della categoria B, idrosolubile, più la tengo in acqua più la perdo. Quindi io compro una pasta di altissimo livello e poi la perdo tutta, non la comprare, cioè perché dico sprechi. Sprechi se tu non conosci i prodotti, è meglio non dare i prodotti di alta qualità ai tuoi dipendenti, perché te li sprecano. Cioè allora, idrosolubile significa che abbiamo perso vitamina della categoria B. Allora c'è la tecnica, che non sto a spiegarvi, a dirvi perché mi dilungo, ma oggi per me è stato veramente importante, e sono molto contento, Giovanni e tutti, per avermi invitato, perché posso lanciare un messaggio forte. Bisogna lavorare in cooperazione, turismo, bisogna fare in camping. Se non si fa in camping, guardate che la partita è sempre più persa. Io quando vado a Dubai, non è possibile che lo trovo pieno così. Un territorio artificiale, non è possibile. Cioè, veramente sto male, e la politica, gli amministratori hanno veramente una grande responsabilità, cioè o si fa sistema con altra professionalità, se non ce l'abbiamo prendiamole, attraiamole. La logica del marketing di cui parlava il vice sindaco prima è un'azione di marketing editoriale, ok, ma non serve solo lì fino a se stessa, altrimenti diventerà una cattedrale nel deserto. E chi vi parla è uno che ha fatto politica da 30 anni e ha detto adesso basta.
Quindi, no, forse da lunedì. Cioè, per cui è fondamentale che si ragiona in un'ottica di sistema, no? Dove si creano le attrazioni, dove i territori devono competere tra noi, tra loro. Cioè noi non dobbiamo pensare di competere con Ispica, con Lentini, cioè c'è il mondo. Cioè quando si ragiona, o si ragiona insieme, perché l'offerta diventa forte e decidiamo di differenziarci, e noi sinceramente abbiamo tutte le qualità di filiere, non solo agroalimentari, dove possiamo vincere la competizione, ma sa come il Real Madrid ha vinto con la Juve l'altro ieri, no? Cioè che poi si è alzato il pubblico e ha applaudito un gol di un fenomeno, no? Centro sportivo, cioè veramente, no, non sappiamo comunicare, non sappiamo fare rete, non sappiamo fare sistema. Quindi questa è la vera sfida sistemici, è la vera sfida, e vi posso assicurare che si vince, però lavoriamo insieme, io sono sempre disponibile, come voi sapete, a fare un ragazzo 20 anni fa, io frequentavo l'università come sempre ho fatto, da quando sono in Sicilia lui era uno studente passato a personaggio del dire, poi l'ho visto passare al personaggio del fare, e oggi la sua esperienza la porta come soggetto del fare. La cultura del fare è un approccio culturale che noi dobbiamo imparare da zone diverse dalla nostra, però io quello, la riflessione che volevo fare con te, con loro, soprattutto con gli studenti, è se questo territorio ha dato così tanta cultura, che è frutto dell'espressione dell'umanità nei manufatti, tangibile e intangibile, significa che è stato da sempre un territorio all'avanguardia, altrimenti non hanno modo di esistere la popolazione cinese, la quale esiste per dire noi siamo stati questi. Ora noi abbiamo passato un lasso di tempo dell'oblio, ma non è passato molto tempo, perché guardate che in Sicilia fino all'inizio del Novecento venivano a svernare tutti i reali d'Europa. Se voi andaste a Palermo avete il modo di verificare questo. Questa è una zona da sempre privilegiata, non solo per quanto riguarda le condizioni petroclimatiche, ma anche per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda la produzione. Per cui dobbiamo scrollarci di dosso che siamo sempre stati dei soggetti negativi, assolutamente. La riflessione che mi invito a fare è questa. Guardate che qui a pochi metri avete la cattedrale di Siracusa, che da 2500 anni svolge la funzione religiosa ed è un'unicità. Avete il teatro antico di Siracusa che svolge questa funzione da sempre. Ora vi ho portato solo due degli esempi. Avete qui Stentinello qua sotto, due passi in mezzo avete Stentinello, voglio dire, potremmo parlare del Castellucciano, voglio dire, cioè entreremmo in un percorso di grandissima variegazione di quello che è il percorso mediterraneo, che vede la sua massima espressione in Sicilia. E vedere un ragazzino che andava dietro professori, io allora andavo a fare formazione, andavo a fare degli interventi all'università, adesso mi ha fatto molto piacere vederlo qui a casa mia in Confindustria esprimersi in questa maniera, che possa essere di esempio anche per voi. Ecco questo, quello che noi sbagliamo in questo contesto siciliano è non analizzare analiticamente i punti di forza e i punti di debolezza. Basta che uno sappia fare qualcosa, io sogno, senza capire che quello di fianco, lui ha detto una bella cosa, concorrere insieme piuttosto che diventare concorrenti, concorrere insieme perché esiste il mondo, ma soprattutto vedere e studiare il concorrente, cioè quello al di là dello stretto di Messina, e diventa indispensabile per iniziare un percorso di crescita. Grazie ancora. Grazie. Io volevo dare per il master che ho voluto fortemente che si facesse in Sicilia, grazie alla LUMIS, al rettore Bonini, un master in tecnico dei servizi enogastronomici, innovativo, per un semplice fatto. Io, come vi ho detto, sono una persona molto concreta, cioè
Per cui, avendo studiato tanto e avendo ripetuto a volte degli studi per avere dei titoli, ho voluto creare questo master dove all'interno c'è un professore di altissimo livello, per dire, chi insegna la parte della sicurezza alimentare è il capo dell'Agenzia Esecutiva per la Sicurezza e Tutela dei Consumatori in Europa, chi insegna la tipicità dei prodotti è il capo della repressione frodi, il dottore Vaccari del MIPAF, e o per esempio turismo Roberta Garibaldi della Brescia o Giorgio Calabrese nutrizione e quant'altro, tutte persone che attraiamo sicuramente dal nostro territorio, così come anche c'è a Roma. Ma la grande novità è che se io faccio 60 ore di enologia, ho chiamato l'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, e mi ho detto: per rilasciare il primo e il secondo livello di sommelier cosa devo fare? Dice: cosa insegnare? 60 ore di enologia. Se lo mettiamo dentro il pacchetto, dopo aver conseguito il titolo di master, posso conseguire anche il titolo di sommelier primo e secondo livello, sì. Così come assaggiatori fisiologici dell'olio, oppure con il MIPAF, no? Con il Ministero delle Politiche Agricole, così come ONAF, assaggiatori di formaggi, così come l'analisi sensoriale e quant'altro. Tanti titoli abilitanti, professionalizzanti, rilasciati nelle stesse ore di un master. Per cui è una figura che di fatto è un piano didattico che ho scritto io sulla base delle mie esperienze, di cui sono anche il direttore, e si terrà ad Ispica per la Sicilia e a Roma nella sede della Lumessa. Ne approfitto per dire che in Italia ci sono, in Italia è molto importante capire quanto sembra. Io arrivo dal mondo manifatturiero e ho fatto l'apprendista, ho iniziato a fare l'apprendista. Mi sono ritrovato a 20 anni, 22 anni a insegnare addirittura nelle università, senza avere un titolo accademico. La mia università è stata l'azienda e ne sono fiero e contento. Ora io mi ritrovo con dei ragazzi che quando arrivano in azienda mi ritrovo con una serie di master che non si spaventano. Come devo parlare con questo tizio? Perché ho difficoltà a dire, è un avvocato, ecco, ci vuole 3-4 lauree per poter parlare con questo, cosa voglio dire? Sono che è molto importante la formazione, ma è altrettanto importante la tangibilità della manualità, il sentire, io adesso sono qui anche per questo, farmi sentire il profumo, di toccare il grano. Io mi trovai proprio con Carmelo Maiorca agli inizi e con lui, che molta gente parlava di grano ma non l'aveva nemmeno visto e toccato. La gente quando toccava il grano diceva... Molti soggetti arrivano in relazione ma non sanno di quello, la validità, cioè la manualità di quello che stanno spiegando non l'hanno mai vista, per cui diventa molto importante la formazione. Io sono una persona che studia dalle 3 fino alle 3, 4 di notte, la multidisciplinarità mediterranea, per cui diventa molto importante arrivare sui luoghi e andare a vedere che cos'è che ha partorito quello che ho visto o che ha dato. Grazie ancora. Grazie. Non lo sono ritrovato qui nell'attesa. Nell'attesa, Franco, giusto una cosa. Stiamo parlando ovviamente di, tu dicevi, di approcciarsi concretamente nel mondo del lavoro, no? Quello che fa la Fondazione Archimede all'interno dei propri percorsi, in qualche modo, è questo, valorizza proprio questo, perché, forse non l'ho detto in fase di presentazione, giusto per completare il discorso, almeno il 40% delle attività che vengono svolte in fondazione vengono svolte sotto forma di stage in azienda e il 50% dei docenti vengono dal mondo del lavoro, il resto sono docenti universitari o docenti scolastici. Ed è questa la differenza, che l'aspetto che contraddistingue il percorso formativo che viene realizzato e che mi auguro possa essere ancora migliorato in Fondazione Archimede, quello che contraddistingue dall'università. Ecco. Spesso parliamo di alta formazione proprio perché parliamo del livello quinto delle qualifiche dell'Unione Europea, ma andiamo a colmare, se vogliamo, anche un gap. Spesso i giovani in possesso di diploma, perché il titolo minimo di accesso è quello, non completano un percorso universitario proprio perché lo vedono molto distante dal mondo del lavoro. Anch'io, quando ho preso la mia laurea, poi mi sono fatto i miei 3 anni di tirocinio, mi sono reso conto che
in realtà dovevo iniziare da zero. Va, ecco, questo percorso in qualche modo va a colmare, se vogliamo, questa lacuna, perché già dal momento stesso in cui i ragazzi entrano in aula, entrano in contatto con le aziende. Entrano in contatto con le aziende con le quali svolgono le attività di stage, aziende nelle quali spesso, anche dopo il conseguimento del titolo di tecnico superiore, continuano a lavorare. Tant'è che se oggi voi andate nel sito del MIUR, dedicato agli istituti tecnici superiori, basta scrivere su Google MIUR ITS, trovate che oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo, il 75% dei diplomati ITS lavora. Il 75% oggi nella nostra realtà economica non è poco. Non è poco. È una percentuale abbastanza alta. Chiaramente al nord è ancora più alta, a sud, come puoi immaginare, risente, ma la percentuale media è questa. Quindi è importante privilegiare una didattica esperienziale ed entrare subito in contatto con il mondo del lavoro. Ecco, quindi questo ritengo che sia una logica che la Fondazione voglia perseguire. Credo che l'interlocuzione che abbiamo avuto oggi con Confindustria, che ringrazio, possa proseguire assolutamente, perché è necessario da parte nostra avere un contatto con le imprese, ma credo che sia altrettanto importante per voi avere un contatto con un'istituzione formativa che in qualche modo formi il personale che viene richiesto specificamente sul mercato del lavoro. Quindi io ritengo che possa essere un'interlocuzione che possa andare avanti. Grazie per aver insistito sulla multidisciplinarità della formazione. Si può imparare attraverso un viaggio, ma si può imparare attraverso una presentazione, leggendo, si può imparare attraverso la visione di un film. Ci sono tanti modi per potersi formare. Vedere il connubio di questi percorsi poi ne trae vantaggio il soggetto umano. Riprendendo questo discorso, la filosofia che noi altri ci stiamo approcciando con l'archeo botanico, animali e piante, è questo che vede la multidisciplinarità, perché voi dovete sapere, intanto spiego la figura di un archeologo, cos'è che fa l'archeologo? Scrive ciò che non è stato scritto, scusate mi presento, mi chiamo Franco Vescera, dice perché sta presidente della sezione agricola, perché sta parlando di archeologia, perché faccio parte di questo mondo e mi ritrovo in Sicilia perché ho questa passione, per il territorio, ambiente, cibo e cultura, insomma, l'archeologia mi ha visto fare qui dei lavori nel lontano anni 80. Su questo territorio e già da 10-15 anni che si lavora con varie soprintendenze del mare e mi occupo da sempre di archeologia, ragione per la quale poi sono nati i grani antichi, sono nati dietro questo percorso multidisciplinare che vede l'archeologia al centro dell'interesse. Dicevo, l'archeologo, il lavoro dell'archeologo scrive ciò che non è stato scritto e riscrive ciò che è stato scritto. L'intervento dell'archeologo lo evidenzia. Siamo qui, io mi presento un attimo come azienda, faccio parte di un'azienda che lavora dal 1800 su questo territorio siciliano attraverso varie fasi agricole, trasformazione e quant'altro. Adesso abbiamo ripreso dal territorio ambiente, cioè dall'agricoltura, arriviamo al consumatore finale attraverso la vendita empatica e la vendita emozionale. Come hanno detto gli illustri relatori, la vendita diventa, il saper far sapere diventa importante. Io tra i lavori che ho fatto ho venduto il pane in forma ambulante, che è una forma vista come una degenerazione della vendita, il porta a porta. Questo lavoro mi ha permesso di fare degli studi sulla vendita empatica e sulla vendita emozionale. Io sto parlando del 86-87, quando sono arrivato, fino a ridosso degli anni 2000. Ma mi è stato di grande formazione nell'evoluzione di tutta una serie di settori. Avere a che fare, tenete sempre presente che con chi avete a che fare, non avete a che fare con un altro, avete a che fare con un soggetto umano che è un mondo a sé, vi dovete confrontare, l'empatia esiste nel soggetto umano come esiste l'emozione. Attraverso queste due realtà potete fare e vincere l'azienda nell'evoluzione del proprio percorso. Ecco, questo sono. Ma tenete sempre presente che sono dei strumenti,
la conoscenza sia un modo di esprimere in tanti modi, anche attraverso la parte emozionale e la parte empatica. Ecco, ci addentriamo a noi. Qui avete di fronte, avete assaggiato quel pane che non è di Timidina, è fatto del nero delle Madonnine, che non mi hanno messo dentro, mi hanno messo solo la Timidina e l'orzo. Tu correggimi se dico qualche fesseria. Si vede sempre il grano. Guardate che il grano. Intanto spiego, il nero della Madonnina era una varietà che non esisteva più in Sicilia se non in alcune realtà tra Gangi e i paesi vicini a Gangi, tant'è che lo chiamiamo nero della Madonnina. Lo abbiamo ripreso 4-5 anni fa e lo abbiamo rimesso in commercio. Quest'anno ho ritrovato il manto di Maria addirittura sulle Madonnine. Io mi occupo di andare sui siti, sui posti e fare delle interviste. Quest'anno abbiamo fatto addirittura anche pane antico di Pantelleria. Insomma, lavoriamo il lavoro che il signore De Canto, noi lo facciamo come azienda da sempre, insomma da oltre 20 anni. Qui abbiamo l'orzo e abbiamo la famosa Timidina o Tumminia. Io volevo intanto fare una premessa. Il grano e forse l'orzo, la cerealicoltura, sono le uniche entità che hanno da sempre, più dell'olio, più del vino, accompagnato l'essere umano. Ogni qualvolta ci si spostava, giuro che non avevo preparato nulla prima. Vieni qua, stai in piedi, perché io vedo nella figura dell'archeologo uno che è un signore che non solo scrive e riscrive, ma è colui il quale attraverso un'anfora, attraverso un chicco di grano, riesce a vederti la genesi dell'umanità nello spostamento, nell'arco temporale e nell'arco geografico. Guardate che i primi veri economisti non sono chi decanta l'economia, sono gli archeologi, perché ne studiano il processo evolutivo dell'essere umano, che è data dall'economia. Quando l'ho detto alla Sapienza, dieci giorni fa l'ho detto alla Sapienza, all'università, salvo, tutti sono rimasti, perché stavo parlando di archeologia, c'era Tusa, c'era Lorenzo Nigro, c'era Martì, insomma c'erano personaggi molto illustri a livello planetario, sono rimasti tutti così, ma è vero o non è vero questo? È assolutamente vero, prima parlavi del fatto che i cereali hanno preceduto l'olio e il vino sicuramente in quella che è l'economia produttiva, lasciamo da parte la fase in cui eravamo solo cacciatori e raccoglitori. Tutto nasce dai cereali per tutta una serie di motivi. Pensate a una produzione come l'olio: se impiantate degli olivi per ottenere dell'olio, avete una prospettiva di lungo termine, non è una coltura che ti produce immediatamente. Quindi che cosa significa? Che devono esistere a monte delle strutture di villaggio stabili nel tempo, per un tempo molto prolungato, e tutto questo arriva dopo gli inizi più difficili di villaggi che magari erano molto mobili, stagionali, che si muovono sul territorio. La cerealicoltura invece non richiede questo tipo di approccio, permette di seminare e raccogliere sulla stagione giusta nel caso in cui sia necessario spostare l'insediamento. E quindi vedete che prodotto dell'economia e lettura. Della chiarezza, del chiarimento. Queste realtà erano realtà spontanee. Esatto. Le graminacee, le si ritrovava a ridosso. Queste realtà che vedete qui, così facciamo ulteriore chiarezza per chi non sapesse, sono in natura sono delle realtà perdenti, perché hanno bisogno dell'ausilio dell'essere umano per potersi riproporre in natura, perché il chicco di grano rimane all'interno della spiga, mentre prima non era così, perdevano il chicco di grano. Anche questa è una realtà che mi sono trovato a confrontarmi e mi hanno visto un po' così, perché la pianta deve riprodursi, quindi doveva cadere. Per cui queste sono piante addomesticate, che è molto molto importante, per cui non hanno, senza l'ausilio dell'essere umano sarebbero perdenti in natura. Ragione per la quale io adesso volevo ringraziare, perché questo percorso dei grani antichi è iniziato proprio con Slow Food nel lontano 2000, a seguito di realtà delle vicissitudini negative che poi, grazie a Dio, proponemmo
e ribaltammo con grande positività. E i famosi granantichi, lo volevo sottolineare, sono nati qua in questa sede di Siracusa, tra Siracusa, Lentini, Carlentini, che vede anche il dottor Maiorca accompagnarci in questo percorso. Io farei un applauso a Maiorca perché ha fatto, mi è stato di fianco ai momenti critici. Proprio per i cereali, poi la sviluppiamo in qualche altra cosa. Prima ancora del vino e dell'olio, qualche volta avremo dei cereali e della birra, che è precedente ancora. Insomma, è precedente al vino, quindi ecco, abbiamo questi aspetti storici arricchiamo. Abbiamo dato, io me l'ho segnato alcune realtà che poi si era fatto, insomma, io portavo l'azienda, questi lavori che si sono stati fatti, questi miei studi di appassionato, ripeto, io non faccio il formatore io lo faccio come passione, gli studi li ritengo che la conoscenza sia in primis un percorso dell'essere umano in qualsiasi ambito. Ragione per la quale ci hanno dato una serie di premi, cioè sono rimasto molto contento di sentire Todaro che diceva questo mulino che avete di fronte ha creato la storia dei grani negli ultimi 20 anni. Questo signorino che avete qua da oltre 20 anni è andato a Bruxelles, è andato a Madrid ultimamente a rappresentare l'Italia, a Parigi, è stato per 6 mesi con le Nazioni Unite, con le migliori università, con Michel Obama, il segretario di Stato, e guardate, la cosa più bella che io ho potuto apprezzare quando si frantoiava l'olio, Sala, l'attuale sindaco, veniva a mangiare pane e olio, dice che stiamo fondando pane e olio, il primo ministro di Hong Kong, Carmelo, cannoli, ben di Dio che ci abbiamo messo la mano, mangiava pane e olio. Questo mi deve fare riflettere sulla grande valenza che ha questo territorio e la grande cultura che emana su prodotti che è di una semplicità incredibile. Ecco, voglio dire. Io sono stato insignito di vari premi e quant'altro. Questi prodotti qua, che sono prodotti siciliani, ripeto, siciliani al 100%, migliore pane d'Italia, migliore eccellenza siciliana, migliore azienda artigiana, per aver tenuto il prestigio dell'Italia più volte a livello internazionale. Ma sono prodotti siciliani. Caindo non ci mettiamo niente, non dico che lo strutto non c'è niente, dice che stiamo raccontando niente. Dice Vescera lei, ma che Vescera? Vescera. Io ho avuto il privilegio di avere una suocera che sapeva panificare, i nonni, mia moglie ha imparato. Dice che stavo, io non ho fatto altro che riprendere il percorso che era già stato scritto per millenni, per cui l'invenzione non inventare e riproporsi così come si era, e devo dire che è stato un percorso vincente, come se noi altri volessimo esaltare il teatro di Siracusa stravolgendo. Ci può anche stare, ma non è il teatro, ci può anche stare, ma non è quello. Quando iniziamo questo percorso, che io fui attaccato ferocemente, che non capivo niente perché mi occupavo di archeologia, a chi insomma, chi sei archeologo, che capisci dei pani, che capisci del vino? Ora, loro sbagliavano, io certamente mi presi delle tumbloni, delle sberle molto forti in senso metaforico, però è stato un percorso che io ho detto, abbiamo iniziato con gente come Carmelo, come quando siamo visti con Giovanni Maria molti anni fa, insomma, ho tenuto la barra dritta e abbiamo avuto ragione di questo. Oggi a livello planetario, mi dovete credere, ovunque io vada sento parlare dei grani antichi, ma sento anche dell'eresia, perché mi è stato proposto di seminare i grani antichi a Rieti, di Sicilia, ma seminare i grani antichi di Sicilia e vedono la Tumminia come un grano siciliano. Guardate, il grano da Tumminia non è siciliano. Io vi porto qua delle pubblicazioni che mi sono messi anche qua dentro, e i grani non appartengono al territorio, si evolvono in relazione alle condizioni problematiche e poi il loro DNA cambia nei millenni, si caratterizzano per via delle condizioni problematiche che con il subentro della selezione massale noi abbiamo il prodotto che ne scaturisce in quel momento.
la Domenia così come questo è un grano antico, no, questo è un grano di oggi, che ha la maggior parte del DNA che arriva in quel percorso, ma sono le condizioni paleoclimatiche che lo cambia, perché io, come abbiamo fatto più volte, io ho panificato dei grani, la stessa varietà, su zone diverse, è venuto fuori con i panel, è venuto fuori un prodotto completamente diverso. Io ti invito a fare, fatta questa sottolineatura, il percorso che hanno fatto, perché sono stupendi, dalla mezzaluna fertile, cos'è che è arrivato? Spiegagli in pratica. Cercherò di essere breve perché potrei tenere un'intera lezione su questo argomento. In pratica cosa succede? In una fase grosso modo identificabile intorno ai 10.000 anni fa, nell'area medio orientale, ma probabilmente più o meno contemporaneamente anche in Estremo Oriente, Cina, Estremo Oriente e parte del Meso e Sud America, probabilmente per un processo quasi casuale, si scopre la possibilità non solo di raccogliere cibo per consumarlo, ma di produrlo direttamente. Come sia avvenuto questo? Immaginate dei semi che vengono conservati o perduti per terra, che iniziano a germinare, si trasformano in piantine, vedo che ne producono degli altri, una parte li conservo, una parte li rimetto a coltura. Perché la mezzaluna fertile? Perché il Medio Oriente e non in Sicilia o in Germania o altrove? Perché lì sono presenti le varietà selvatiche che sono gli antenati di quelle che oggi ancora consumiamo. Non c'è il progenitore del grano o dell'orzo in Europa, arriva attraverso una serie di passaggi che coinvolgono passaggi di tipo culturale, probabilmente anche di popolazioni, e che investono progressivamente su due direttrici, una che passa attraverso i Balcani, l'altra su una rotta che tocca il Mediterraneo centrale e quindi anche la Sicilia, arrivano progressivamente e ci vengono, tra virgolette, portate. Quello che diceva prima Marco Vescera è che poi localmente il suolo, il clima e le condizioni speciali di ogni luogo hanno fatto sì che da un inizio localizzato geograficamente si differenziassero varietà completamente differenti. Per poter sottolineare questo fatto ho dovuto fare delle prove di panificazione in loco, farmi presente questa è la stessa varietà, però è prodotto qui, è prodotto trasformata nelle stesse con la stessa metodologia, perché non riuscivo a spiegare quanto avveniva. Con l'empiricità riuscimmo a far capire alle persone che non bastava la selezione massale, che non bastava la metodologia di trasformazione, ma era il subentro di varie discipline che poi portavano al prodotto finale. Questo era. Non riuscivo a fare capire a coloro i quali sentivamo questo quanto influisse la parte delle condizioni climatiche. Una parte molto molto importante chiaramente l'hanno avuto le partite dalla mezzaluna fertile, ma qua c'è da fare un focus su che cos'è il paleolitico, cos'è il mesolitico, cos'è il neolitico, cioè questi sono degli archi temporali i quali vedono il paleolitico spostarsi in varie zone. Praticamente il paleolitico non è altro che un arco temporale in cui l'essere umano si è evoluto. Ora qui così noi abbiamo una grande evoluzione di alcuni soggetti alleati, tipo la mezzaluna fertile, che era prima che mi dimentico, io volevo solo dirvi questo. Anni fa a me gli archeologi poi mi mandano in PDF i lavori che fanno. Guardate, sapete 3.000 anni fa, 3.500 anni fa, gli Hittiti, l'attuale Anatolia, avevano già partorito 146 tipologie di pani. Ripeto, 146 tipologie di pani. Questo vi dà l'idea come un territorio possa cambiare e non essere più lo stesso, ma quel territorio ha partorito una serie di metodologie di trasformazione che poi sono trasferite, sono state dagli Egizi, l'attuale Troia, che viene vista, insomma, i Micenei, ancora prima i Minoici. Ora è sempre un altro, un essere umano che poi crea un altro essere umano. Togliamoci dalla testa che arrivo io e sono un Dio, perché sei sempre frutto di un'evoluzione. Per cui noi altri abbiamo il sistema anatolico, perché l'anatolico l'ha fatta da padrone per quanto riguarda l'evoluzione del cibo, che oggi non viene visto, non viene configurato come tale. Però le fonti storiche che stanno, sono soprattutto i tedeschi che sono lì, sì, come,
i tedeschi sono lì che stanno lavorando per buon battente, per cui il Mediterraneo non lo dobbiamo vedere, la Sicilia è la migliore, la Sicilia è colei, cioè come territorio, che è riuscita ad assimilare nord, sud, est, ovest, si incontra malissimo. Qui è una terra di arrivo, una terra di partenza. Andare a parlare di tutta la stratificazione storica delle popolazioni del Mediterraneo significa andare a fare un percorso veramente incommisurabile, cioè non ci si arriva in 100 anni alla vita del soggetto umano a capirne tutta. Quando mi fa insegnare quanti siti, poi uscite di qua, posso dare l'estendimento, prendete la faccia del Mediterraneo. È incommisurabile il lavoro che c'è, ragione per la quale vedere il Mediterraneo come un'unica entità alle quali appartiene a tante entità, è nel soggetto umano, è nella sua evoluzione primordiale che vede il percorso, la faccia della donna. Io però ti invito adesso a spiegare che cos'è l'orzo, cos'è che ha avuto l'orzo e il grano, cos'è che ha avuto le differenti mansioni che erano questi orzo, che diciamo che è l'entità principale, questo è il grano, la famosa tombilia. Quello del pane che avete mangiato voi era del nero della mandolina, è sempre una varietà inerente. Questi francesi lo chiamavano Frument de Mars. A Firenze ci sarebbe una bellissima pubblicazione che parla all'orto botanico, che parla nel 600 già di questo frumento. Voglio dire, non è nostro, i grani non sono nostri, si sono evoluti molto meglio da noi perché le condizioni patrimoniali sono migliori, però se non un contadino che sa coltivare in Friuli meglio che da noi, vedete il vino, i francesi ce l'hanno fatto imparare, noi adesso stiamo di noi. Lo stesso percorso dei vini io l'ho fatto fare per quanto riguarda il grano, abbinamento prodotto primario con il prodotto finale. Come esiste il nero d'arro, come esiste il Sirava, Piantagione, esiste il pane di Tuminia, esiste il pane di nero del Madrone o di Rossello. Questo è molto importante. E adesso questo è il grano e questo è orzo. Qualche differenza c'è? Che ahimè chi ha dato il Natale all'essere umano è l'orzo. Se voi andaste sulle monete della Leon di noi, parlano di grano, ma non è grano, probabilmente orzo. È orzo, ahimè. Per cui ragione per la quale noi vediamo questo come un corpo estraneo a noi, ma è stato colui il quale ci ha dato i Natali, ci ha visto, noi stiamo panificando, perché ho quest'orzo? Perché con il CREA, chiaramente, stiamo lavorando sulla panificazione dell'orzo, come sulla il rimettere in piedi le varietà tipo la Carruba. Un inciso, noi fino a 70-80 anni fa non era il grano, non era l'orzo, ma era ciò che si poteva molire. Tutti i legumi venivano moliti per la panificazione in abbinamento a quello che poteva dare questo e a quello che poteva dare questo. La differenza tra questo e quello sta nella tematica proteica, la quale dà l'evoluzione all'interno del sistema chimico-fisico che poi si evolve in l'alveatura, che è dato dalla lievitazione. E mettendo una quantità di questa e una quantità di legumi riusciamo a trovare un equilibrio. Io ho panificato con tutte le varietà attuali, con tutte quelle che ho avuto la possibilità, chiaramente. Con l'orzo è un buonissimo pane con un forte sapore strutturale, ma rimane molto ammassato e vedete la segale. Però se noi dessimo spazio a un approccio gallo, insomma, come giustamente lui ha sottolineato prima, noi abbiamo sapori e profumi completamente diversi da quelli di oggi, perché quando abbiamo fatto archeologia sperimentale, abbiamo fatto parecchie volte, ci accorgiamo che questi sapori a noi sono estranei completamente, non li accettiamo, ma sono quelli della realtà, non è quello attuale. Ragione per la quale noi altri abbiamo fatto un'evoluzione in 50 anni che prima del Novecento arrivava e ci volevano millenni, noi l'abbiamo fatto nell'arco di 50 anni, cioè abbiamo estremizzato un'evoluzione di millenni, l'abbiamo fatto in 10 anni. Ora io vi farò vedere
vi farò vedere. Questo, vedete, è un mulino semplice, la molitura a pietra. Anche qui dobbiamo sfatare un... perché la voglio sfatare? Non c'è un solo studio scientifico che mi dica che la molitura a pietra sia migliore della molitura a cinta. Un solo studio scientifico. Per cui tutti diciamo che la molitura a pietra è migliore, però non ne sappiamo spiegare il motivo. Per cui vedete che ci vuole sempre formazione, informazione, soprattutto ricerca. Guardate, qua avete, faccio vedere, così andiamo al dunque, se ne è fatto tardi. Qua gira questa, che ho anche dei mulini a pietra, chiaramente al mare, a casa. Questo l'ho portato lì. Adesso io vi invito, io ho già molito, adesso anzi, guarda, facciamo di nuovo. Abbassiamo questa entità verso l'altra, più noi avremo il grano con una granulometria diversa. La granulometria che cos'è? Non è nient'altro che la formazione quantitativa volumetrica del grano. Se qualcuno, se sono troppo tecnico, fermatemi per favore, perché molte volte. E qui ci sono degli animaletti che sono figli del grano, che viene visto come delle tanti. Vedete? Ora io qua metterò del grano, voi vedrete. Adesso questa oscillazione che sfruttiamo il peso specifico del grano, voi altri potete vedere con altri tre studenti, guardate come la parte amidala, la parte dentro all'interno, la parte cristalla è quella più grande. Guardate qui adesso, attraverso questa oscillazione che sfrutta il peso specifico del prodotto, vedete l'aggregazione delle varie componenti della cariossina. Quella più bianca è la parte interna, quella esterna che è più, diciamo, la parte che viene chiamata l'euronica, la parte cruscale, che poi è la parte nobile del grano, la parte cruscale, la parte nobile. Io mi accingo a chiudere, a salutarvi e ringraziarvi per questa giornata tecnico-formativa e soprattutto di divulgazione. Grazie ancora. Grazie a tutti, grazie ancora Confindustria per averci ospitato. Grazie.